Buongiorno, Consiglio Municipale numero 4 del 30 gennaio 2024, silenzio in aula per favore. Prima di iniziare con i lavori del Consiglio procediamo con l'appello e la verifica del numero legale. Prego gli uffici. Buongiorno a tutti. Alleori, Angelini, Baiocchi, Bartolelli, Bedoni, Bellassai, Borrelli, Burgio, Canale, Cerisola, Corrente, Cucunato, De Iulis, De Vivo, Di Salvo, Ecca, Gagliardi, Grazioli, Marrucchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo. Vaccari, Vecchio, adesso va giù, salva un attimo, poi fai acquisisce conferma. Perfetto, allora sono 17 presenti su 25. Grazie, nomino scrutatori consiglieri Ecca, Gagliardi e Cerisola, ripeto, Ecca, Gagliardi e Cerisola. Allora, consiglieri, consiglio tematico richiesto dai consiglieri e dalle consigliere della Commissione Politiche Sociali. Intanto saluto e ringrazio per la presenza di associazioni e gli ospiti intervenuti. La scaletta è stata condivisa con la Capigruppo, più tardi poi avremo modo di presentarli. Ricordo che oltre a esserci la diretta streaming come usuale per le sedute del Consiglio c'è anche la traduzione simultanea in lingua LIS. Ringrazio ovviamente le interpreti per la presenza e il supporto fondamentale per questa seduta di Consiglio. Darei subito la parola alla Presidente del Municipio, Titti Di Salvo, per i saluti introduttivi di questo Consiglio. Prego, Presidente. Buongiorno, benvenute a tutte le associazioni e a tutte le persone che oggi sono qui con noi e hanno accolto il nostro invito. Vi dico una cosa prima che cominciamo. Il Presidente Borrelli ha minacciato noi, dicendo che dobbiamo essere brevissimi. Questo non, naturalmente non vale per voi, vale sicuramente per noi, e quindi premetto che lo sarò veramente. No, a parte gli scherzi e a parte le battute, oggi è un giorno dedicato ad ascoltarvi, e quindi è molto importante che noi limitiamo i nostri interventi. Ma tre cose le voglio dire. La prima, un ringraziamento a tutte voi, a tutti voi, a tutte le persone che sono qui, ma un ringraziamento speciale va alla Presidente Patrizia De Vivo della Commissione Politiche Sociali, che ha testardamente voluto questo Consiglio, che avrebbe dovuto essere fatto a dicembre, poi è stato rimandato per una serie di ragioni, e con la Commissione da lei presieduta insieme all'Assessore Laurelli hanno testardamente voluto proporre questo tema, quello della cultura del soccorso, come un tema meritevole per dedicare al tema stesso una seduta del Consiglio Municipale, cioè il luogo di più alto livello istituzionale del nostro territorio. Quindi intanto un ringraziamento a Patrizia. La seconda considerazione, io la vorrei fare sul titolo. La cultura del soccorso è un titolo molto bello. Non è solo un titolo, ma è un programma, e non è solo un valore, è un programma, non è solo un valore, è un programma, cioè indica un obiettivo di azioni condivise. Questo è il senso dei tanti accordi che come amministrazione abbiamo fatto con le associazioni che sono qui presenti. Ma dico una cosa in più. La cultura del soccorso si contrappone in sé con l'indifferenza, la solitudine. È un modo per spezzare le solitudini delle tante fragilità. Ora, guardate, l'indifferenza è, lo sapete come me, il veleno delle comunità, no? Quante volte leggiamo
di violenze o malesseri, malori che colpiscono le persone in mezzo alla strada, su un pullman, e del fatto che intorno a quel, a quell'evento terribile non si mette in moto nulla. L'indifferenza, la paura, forse anche l'incapacità, l'incompetenza, non sapere che fare. E contemporaneamente la solidarietà, la cultura, la solidarietà è stata uno degli elementi importanti che ha tenuto viva questa città anche nei momenti di maggior difficoltà, penso al Covid. La cultura del soccorso è un programma in questo senso, propone che l'energia civica e solidale di cui Roma può farsi vanto sia organizzata, perché la cultura del soccorso propone un'organizzazione del soccorso stesso, l'acquisizione di competenze, perché se no anche lo stesso impeto solidale diventa inefficace. E questa è la terza cosa. La terza cosa è questa, e cioè la cultura del soccorso di base necessita una competenza che viene proposta fino ai bambini e alle bambine ai primi anni di scuola, perché appunto è una cultura che deve diventare senso comune. Quindi nei linguaggi e nei modi giusti per rivolgersi alle platee differenti, questo è il veicolo attraverso cui la cultura della solidarietà e che contrasta l'indifferenza deve nascere là dove si formano la coscienza civica e là dove si possono proporre degli strumenti, no, per intervenire. Allora, infine, perché sennò il Presidente, infine beh, vale pure per te, Assessora, e anche per... Infine, scegliere di fare un consiglio dedicato a questo argomento è, come vi dicevo, una scelta impegnativa. Vuol dire considerare questo un tema che impegna l'amministrazione. Quando si fanno gli accordi, ne abbiamo fatti ancora ieri con le associazioni qui presenti, naturalmente già in quell'occasione si prende un impegno, ma fare un consiglio municipale dedicato, pubblico, vuol dire prendere un impegno ancora maggiore per concordare con voi come quelle scelte che dicevo di contrasto all'indifferenza, di competenza nel soccorso, diventano una linea di riferimento dell'azione amministrativa. Veramente, in ultimo, fatemi ringraziare ciascuno di voi. Ciascuna associazione ha svolto e svolge a Roma, in Italia, nel nostro territorio, una funzione importantissima. Da ultimo, con la Protezione Civile, abbiamo vissuto momenti tragici dal 31 dicembre a oggi, per cose tragiche che sono avvenute nel nostro territorio, l'incendio di Mezzocammino, piuttosto che con tutte le associazioni che sono qui. Io voglio veramente ringraziarvi, perché l'amministrazione sa di poter contare su una presenza competente, efficace, vigile. Tutto questo deve diventare senso comune, cioè deve alimentare la cultura del soccorso, ed è per questo che siamo qui. Grazie mille. Grazie a lei, Presidente. Darei la parola alla Presidente della Commissione 1, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Salute e Legalità, la consigliera Patrizia De Vivo, per spiegarci gli obiettivi del Consiglio e la scelta della cultura e del soccorso come tema specifico. Ricordo che la richiesta di consiglio tematico è a nome di tutti i consiglieri e tutte le consigliere della Commissione Politiche Sociali. Prego, consigliera De Vivo, ha facoltà di intervenire. Grazie a tutti, tutte le persone che sono qui in aula, tutte le associazioni che ci hanno accompagnato in questo viaggio, un viaggio voluto dalla Commissione. Cioè, la testardaggine che diceva prima la Presidente in realtà è la testardaggine di 7 persone che abbiamo cominciato questo viaggio a giugno da un'idea del consigliere Bellassai, in cui abbiamo ascoltato tutte le pratiche di soccorso da un'associazione che oggi sarà qui, anche oggi sarà qui con noi, purtroppo in video. Quel giorno noi abbiamo capito che eravamo ignoranti, e un'altra cosa che abbiamo capito è che era un tema non abbastanza conosciuto in questo paese, anche se tutte le associazioni
quotidianamente lavorano su questo tema, ma non è un tema conosciuto, è un tema abbastanza isolato. E abbiamo capito che in questo viaggio può soccorrere non solo i sanitari, e questa è stata la cosa importante, ma tutti possiamo concorrere a quella che è la catena della sopravvivenza, a quella che è che sono delle procedure tecniche, ma in realtà sono delle procedure che nascondono dietro una filosofia di inclusione. Ecco, abbiamo capito che tutti dobbiamo far parte di questa cosa, anche perché la Commissione, ma in generale questo municipio, tratta di diritti, e pensiamo che sia un diritto fondamentale, un diritto sociale, quello che del benessere, della salute, che non solo seguono le associazioni, ma anche noi come municipio dobbiamo fare la nostra parte. Durante questo viaggio fatto con tutte le associazioni che vedete, che oggi appariranno, faranno anche degli interventi qui in consiglio, una domanda che ci siamo fatti: chi è che riesce a soccorrere? Io ci riesco, ecco, io ho fatto questa domanda, sono in grado io di soccorrere? Ebbene, in questo viaggio io mi sono convinta che sono una persona che può soccorrere, benché sia anziana, benché sia importante essere informati. Non solo, ma anche perché la stessa tecnologia che facilita. Una cosa che effettivamente ci ha spinto a capire di quanto è importante per noi arrivare a soccorrere le persone è che ci sono delle tecnologie oggi, oltre alla competenza delle persone del 118, c'è una tecnologia che ci facilita. Noi non rischiamo, utilizzando per esempio un defibrillatore, di ammazzare nessuno, perché il defibrillatore fa una prova in automatico della necessità della persona, si accorge se la persona è veramente in arresto cardiaco, e la scarica viene messa a prescindere se noi viene messa proprio su necessità. E questo è il salto, no? È la tecnologia che viene incontro alle nostre esigenze. Quindi questo consiglio vuole praticamente informare, quindi abbiamo il dovere e il diritto di informare, abbiamo magari il dovere di fare, di esercitarsi e di formarsi, ma certamente abbiamo il dovere di soccorrere, e questa è la cosa più importante. Quindi noi abbiamo qui queste associazioni che si impegnano quotidianamente a salvare vite, siamo contentissime, sosterremo i loro progetti. Lo stiamo già in particolare facendo, firmando i protocolli in cui ci impegniamo a sostenere i loro progetti. E quello che tratterà oggi questo consiglio non è soltanto l'arresto cardiaco, ma è il soccorso in tutte le sue declinazioni, di sostruzione, inalazioni, farmaci tossici. Insomma, noi a questo punto crediamo che pensiamo che con questo consiglio riusciamo a innescare il discorso a innescare un processo virtuoso che ci fa capire che effettivamente noi siamo in grado di fare la differenza. Il nostro viaggio è partito da Piacenza, dove abbiamo avuto la possibilità di contattare un'associazione Progetto Vita, che a Piacenza è la città più cardioprotetta europea. È un progetto che dura da 25 anni e c'è un defibrillatore ogni 300 metri. Quasi tutti, 110.000 cittadini sono formati, e praticamente la probabilità di sopravvivenza di una persona con arresto cardiaco, ma in generale anche a tutte le altre problematiche di soccorso, è altissima, è fra le più alte del mondo, è 43%, rispetto al 6% o all'8% che abbiamo in tutta Europa e anche in Italia.
Come è realizzato questo progetto Piacenza, progetto Vita? Pensando che tutti devono essere informati, come stiamo facendo noi oggi, che anche i condomini, ha coinvolto i condomini, in ogni condominio ci sono dei defibrillatori, parla con tutte le scuole, in tutte le scuole i ragazzi a tutti i gradi sono formati e c'ha il raccordo fondamentale della polizia. La polizia è collegata con il 118 e la polizia interviene in 3-4 minuti laddove ci sono dei problemi. E questo, secondo me, è uno dei valori aggiunti che abbiamo chiesto anche noi al Comune di Roma all'interno del nostro documento che voteremo alla fine di questa giornata. Alla fine di questa giornata. Abbiamo anche fatto un giro delle leggi, perché ci sono le leggi hanno seguito l'evoluzione dei tempi. Una prima legge risale a 22 anni fa, nel 2001, in cui si diceva che l'uso del defibrillatore automatico dovesse essere consentito solo al personale sanitario e al personale formato. Dopo 20 anni di questa cosa, arriva un cambio completamente di paradigma e interviene il concetto di stato di necessità. Stato di necessità consente a qualsiasi persona, anche non formata, di intervenire grazie, come dicevo prima, alla tecnologia e al 118 che è obbligatorio chiamare in tutti i casi. E quindi da quel momento in poi la possibilità di sopravvivenza dal 2021 è aumentata. Ecco, questo è l'esempio di come una legge votata dall'unanimità del Parlamento e del Senato stia cambiando il Paese. La stessa legge favorisce la diffusione di tutti questi defibrillatori in tutte le amministrazioni pubbliche, tant'è vero che anche qui nel nostro municipio abbiamo in ogni sede abbiamo un defibrillatore a disposizione, ce n'è uno qui sul ponte. Sempre questa legge chiede di comunicare ad Ares 118 la presenza di un defibrillatore, cosa che è fondamentale per poter fare la mappatura sul territorio nazionale. Sempre le leggi, ci ricordiamo tutti quanti di quando Morosini morì durante una partita Pescara-Livorno nel 2012, e già allora, mi diceva anche prima una persona dei centri sportivi che è qui oggi con noi, da allora una legge impone di avere un defibrillatore nei centri sportivi, e anche questa imposizione ha salvato tantissime persone. Ci sono delle statistiche che parlano di un successo di questa cosa. Ecco, quindi abbiamo volutamente intitolato questo consiglio Cultura del Soccorso, perché dobbiamo imparare, tutti quanti noi possiamo imparare a salvare, e perché il soccorso per noi non è solo un diritto, ma è un servizio di pubblica utilità, è pubblico interesse. E quindi pubblica utilità, informare e prevenire, si traduce in riduzione dei casi dell'incidenza della mortalità. Così entriamo oggi nel vivo, lo facciamo con i nostri compagni. Devo dire che ovviamente la città di Roma è partita già da parecchi anni, ma ci vorrà comunque del tempo per diffondere idee e diffondere la cultura su tutto il territorio. L'idea è quella di, accanto a ogni estintore, poter disporre di un defibrillatore, così come gli estintori hanno diminuito le possibilità di morti per incendio e anche tutti i problemi derivati dall'inalazione, avere un DAE accanto a un defibrillatore, perché no, è il nostro obiettivo. In conclusione vi racconto soltanto un fatto mitologico, giusto per chiudere il mio intervento, che non so quanto tempo sia durato, e vi volevo raccontare, su internet mi sono imbattuta nella storia di Filippide. Voi vi ricordate che Filippide era quella persona, quell'ateniese che era a Maratona in quel momento, stavano facendo la battaglia contro la Persia,
hanno vinto e in 42, fece 42 chilometri con un'armatura pesantissima, arrivò fino ad Atene per dire abbiamo vinto, per raccontare questa vittoria. Ebbene, lui morì, però diciamo la nostra vittoria, io spero che la nostra vittoria sia diversa. Scusatemi tanto della lungaggine, grazie mille. Grazie a lei consigliere, io mi scuso innanzitutto con tutti gli ospiti se mi toccherà questo ingrato compito dei tempi, però per dare la possibilità di intervenire a tutti e che tutti abbiano una platea che ascolti, cioè è fondamentale il rispetto ai tempi e la sintesi. Prego Assessora Laurelli, Assessora alle politiche sociali, salute, democrazia e legalità, a lei chiediamo in particolare un focus sulla cultura e il soccorso nella preparazione del nuovo piano sociale municipale, forse quello di... Questo non so che è successo. No, vai. Okay. Prego Assessora. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Il pezzetto che tocca a me come assessore alle politiche sociali e della salute, ma anche come assessore al terzo settore, quindi a tutto quel mondo dell'associazionismo che è attivo sul territorio, anche nella materia della cultura del soccorso, della sicurezza o del sociale e via dicendo. Il tema riguarda la costruzione del piano sociale del nostro municipio. Come sanno i consiglieri della Commissione Politiche Sociali, il piano è già stato abbondantemente redatto, sono già stati fatti ormai chiusi da mesi i tavoli di coprogettazione. Ci siamo un po' fermati per allinearci, così come ci è stato chiesto, a tutto il resto della città di Roma, che invece è partito nel mese di novembre scorso. Quindi siamo noi con un anno di anticipo rispetto agli altri. Questo ci dà la facoltà, in questo periodo in cui il piano sociale viene redatto nei vari municipi, di approfondire o rivedere alcune tematiche e magari di inserire nel piano anche progetti o indicazioni che io propongo vengano fuori anche a conclusione di questa seduta, perché se non è una seduta nella quale si fa troppa teoria e solo chiacchiere, si deve concludere con qualche indirizzo che viene dato alla Giunta perché faccia qualcosa per affermare in modo più esteso possibile la cultura del soccorso nel nostro territorio. Qui c'è presente fra gli altri, fra tutte le associazioni, c'è presente il dottor Giuseppe Napolitano, che è il capo dipartimento della protezione civile del Comune di Roma, che poi interverrà e che ringrazio, perché mai come in questi mesi è stata attivata una sinergia fattiva, concreta, costante con la protezione civile comunale, alla quale stanno conseguendo dei fatti concreti che poi rapidamente illustrerò. Quindi lo ringrazio della presenza e sarò felice del suo intervento, come ringrazio il coordinatore, il vice coordinatore dei nostri centri anziani, Angelo Panizza e Roberto Milano, che della cultura della sicurezza e del soccorso ne sanno molto più di me, perché hanno fatto dei corsi specifici, hanno imparato come si usano i defibrillatori che sono presenti in tutti i nostri 11 centri anziani, quindi che costituiscono l'unica rete che si può definire tale di intervento per questioni di sicurezza e quindi per salvare delle vite umane esistente nel nostro territorio, rete che neanche la ASL ha così presente e così diffusa. Li ringrazio pubblicamente perché per mia scelta, per mia responsabilità, abbiamo lavorato assieme e loro sono stati molto attivi e fattivi per ripristinare l'utilizzo pieno dei defibrillatori, che hanno questioni di manutenzioni che vengono imposte dalla legge, quindi sulle quali non puoi transigere, e anche scadenze di legge alle quali conseguono costi che portano anche a dover affrontare la realizzazione di corsi di formazione per i volontari
del comitato direttivo delle APS dei centri anziani, che in questo momento al nono municipio sono tutti formati, sanno bene, nel caso succedesse qualcosa nel centro anziani o in adiacenza al centro anziani, dov'è il defibrillatore, come si mette all'opera, chi bisogna chiamare, come e se si deve intervenire. Quindi nel nostro piano sociale è evidenziato tutto questo pezzo di cui io vi ho sinteticamente accennato, e sicuramente dovremo affrontare un tema che è stato posto al tavolo specifico in cui si parlava di sicurezza e di tutela della salute assieme alla ASL, che scrive il piano sociale assieme a noi, quindi è il nostro primo coprogettatore, di valutare la possibilità di impegnare fondi e della ASL e del Comune di Roma per realizzare un primo esperimento a Roma di quartiere cardioprotetto, cosa che noi potremmo fare grazie alla rete dei defibrillatori che abbiamo e nei centri anziani, e che in questi due anni sono stati installati con grandissime forme di burocrazia, con enormi complicazioni, con una tempistica che non corrisponde in nulla alla cultura del soccorso, perché un anno e mezzo per mettere un defibrillatore non in Burundi ma via l'Europa credo che sia una roba intollerabile, proprio ingiustificabile. Però diciamo, se noi riuscissimo ad avanzare anche con l'aiuto della Commissione un progetto per fare in modo che i commercianti, i cittadini, chi passa in quel quartiere ha un segnale, un simbolo che dica in questo posto se succede un'emergenza si sa come intervenire, credo che potremmo rappresentare in piccolo una piccola prima sperimentazione su Roma. Noi abbiamo, e concludo, tantissime realtà associative del territorio che si occupano di sicurezza, di contrasto alle illegalità e di cultura del soccorso, e sono realtà associative che già collaborano con noi municipio, ma soprattutto lavorano con le scuole o con tante realtà di quartiere. Però poter dire che oggi nel nono municipio la cultura del soccorso è consapevolezza estesa fra i cittadini, no, non è così, non siamo a questa fase. Noi siamo in una fase assolutamente iniziale, abbiamo delle enormi potenzialità perché abbiamo molti gruppi di protezione civile, non del tutto attivi francamente, non alcuni molto attivi, altri assolutamente meno. Abbiamo tante realtà associative che in questi due anni abbiamo messo assieme, quindi la rete man mano del terzo settore si è costituita e collabora e fa sinergie. Per quel che riguarda protezione civile, io voglio ringraziare i consiglieri di questo consiglio che due anni fa hanno votato un ordine del giorno, consigliera Pasetti se lo ricorda bene come gli altri consiglieri che ci hanno lavorato, perché si assegnasse comunque a quel comparto che sta intorno al tema della sicurezza e quindi alla cultura del soccorso le sedi, non più scuole, del nostro municipio, proprio per estendere una rete sul territorio che sia anche una rete di sedi fisiche messe a disposizione. In questo momento, lo dirà poi meglio il direttore Napolitano, siamo alla discussione, al confronto municipio, protezione civile comunale su una bozza di bando di avviso pubblico per assegnare Betulla Magica a un qualsiasi gruppo di protezione civile che risponderà efficacemente con un progetto importante e soddisfacente al bando pubblico, e quindi cominceremo da là e proseguiremo man mano anche con altre sedi. Sottolineo che siamo il municipio che aveva nell'unico santuario di Roma una postazione di Croce Rossa a proposito di cultura del soccorso, che mi pare che sul colle dove c'è il santuario del Divino Amore sia un obiettivo o un indirizzo completamente uscito di scena. Nel 2025 c'è il giubileo a Roma, arriveranno migliaia di pellegrini al Divino Amore, non troveranno più, come succedeva dal 2000 fino a un anno e mezzo fa,
le postazioni di Croce Rossa per intervenire sulle emergenze, perché qualcuno probabilmente ha deciso che quella non è più una priorità e quindi abbiamo perso noi sul territorio una postazione di Croce Rossa. Questa io la metto nella lista delle cose assolutamente negative che purtroppo, nonostante il nostro intervento, non siamo riusciti a far, diciamo, diventare qualcosa di meno impattante. Grazie. Grazie a lei, assessora. Destra. Quello sotto. Io darei la parola al dottor Carlo Ancona di Ares 118. Se gli accezioniamo il microfono lì. Diciamo a lui, direttore della UOC Formazione e Lavoro, a lui chiediamo anche in particolare un focus su cosa avviene in una centrale operativa quando c'è questo tipo di interventi di chiamata di soccorso e poi ovviamente il suo contributo generale. Ricordo a tutti e a tutte silenzio anche per rispetto di chi sta facendo la traduzione simultanea in lingua dei segni e deve sentire quello che noi diciamo in aula. Prego, massimo 15 minuti, batto a 10. Grazie, ringrazio la Presidente del Municipio, l'Assessora, la dottoressa De Vivo che mi ha gentilmente e educatamente stalkerizzato per arrivare a questo punto. E io avevo preparato delle diapositive, se, non so se si possono far partire. Mi è stata assegnata una relazione dal titolo Cosa succede in centrale operativa del 118. Mi sono permesso la libertà di fare un piccolo introduzione, essendo il primo a parlare sull'arresto cardiaco, sui tempi e l'evoluzione di questi eventi, di queste patologie. Le diapositive vedo che non ci sono, ma non appaiono proprio. Ora, io non ho portato gli occhiali, però fino a là un po' ci vedo. Però inizierò senza diapositive, a memoria. Allora, dottore, lo dico anche a favore di registrazione per chi ci segue, però è una questione tecnica. Nel momento in cui partono le diapositive, si interrompe la traduzione visibile in lingua dei segni, quindi diciamo magari a favore di traduzione lei ci anticipa questa cosa e poi sappiamo che in quel momento salta la traduzione in streaming, giusto per quello. Ok, ora io le diapositive non le ho a memoria tutte, però insomma, perfetto. Le vedo lì, le vedrò lì, va bene. Le vedrò. Io sono un uomo di fiducia, eccoci, le vedo. Oppure. Sì, le riesce a mettere in modalità presentazione? Sì. Allora, vi do qualche numero. Non è facile raccogliere numeri sulle arresti cardiaci perché in Italia non abbiamo ancora purtroppo un registro vero e proprio degli arresti. Questa è una carenza grande che abbiamo, per cui senza capire i numeri diventa difficile poi capire che cosa stiamo facendo, se stiamo migliorando, peggiorando, eccetera. Però questo è un lavoro del 2022 italiano. In Italia più o meno si stima, ripeto, sono numeri che vanno presi un po' con le pinze, però che siamo circa 86 arresti cardiaci su 100.000 persone rispetto alla popolazione italiana, fanno circa 160 arresti cardiaci al giorno. È un numero importante e soprattutto l'importanza è nel fatto che la possibilità di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco extra ospedaliero, che sono quelli che ci interessano al momento, perché avere un arresto cardiaco all'interno dell'ospedale è paradossalmente una fortuna, averlo a casa o per strada è un altro paio di maniche. La sopravvivenza in questi casi è di 1 a 10, siamo intorno al 10%, il dato europeo è intorno all'8%, quindi insomma, sono dati molto bassi e soprattutto, oltre alla sopravvivenza, quello che ha un impatto ancora maggiore è che, diciamo, uscire senza sequele neurologiche da un arresto cardiaco si riduce ancora di più la percentuale, 1 a 20. Questo per dire che l'arresto cardiaco e comunque questo tipo di emergenze salvavita sono un problema rilevante per tutti. Questo è per farci capire che nei confronti di questo tipo di emergenze il tempo è quello che la fa da padrone, è la nostra variabile di riferimento. Nell'arresto cardiaco calcolate che ogni minuto che passa la possibilità di uscire, di essere salvati da una defibrillazione precoce cala del 7-10% per ogni minuto, il che significa che abbiamo dei tempi strettissimi, perché vedete che cala drammaticamente nell'arco dei primi 10 minuti.
Quelli di prima erano dati estrapolati, questo qui era tanto per portarvi un dato misurato, questo è un lavoro americano, vedete la linea nera e la linea di sopravvivenza, e sotto vedete che questo è un puntatore pure? Sì, è un puntatore. Questo è prima, quando la defibrillazione, l'SP viene fatta entro i 2 minuti, tra i 2 e 5, 5 e 9, oltre i 10 minuti, vedete come cala drammaticamente. Quello che ci possiamo chiedere, e se lo chiedeva pure prima qualcuno, ma siccome i tempi sono così stretti, è ormai chiaro in tutto i paesi occidentali che l'intervento deve essere fatto anche non da sanitari, e quindi deve essere fatto da chi assiste all'arresto cardiaco, e quindi sorge il problema del BLS, della formazione dei laici. Potremmo chiederci, ma poi il laico veramente è in grado di rianimare una persona? Cioè è efficace quello che riesce a fare, o lo devono fare i sanitari? Su questo diciamo che la letteratura è abbastanza concorde. Questo qui è un lavoro danese, in Danimarca sono eccezionali, sono molto avanti su questo punto. Loro, se vedete queste colonnine, sono le sopravvivenze all'arresto cardiaco che loro hanno registrato in Danimarca, e questi sono gli anni, dal 2005 al 2019, vedete come sono cresciute. È cresciuta la possibilità di salvarsi di fronte a un arresto cardiaco extraospedaliero. L'hanno messo in relazione con questa linea azzurra, questo è interessante di questo lavoro, che è la percentuale della popolazione laica formata nel BLSD. Vedete che loro sono arrivati nel 2019 a formare il 50% della popolazione. In questo sono eccezionali. È vero anche che i danesi in tutto sono 5 milioni e mezzo, quindi diciamo, parliamo di altri numeri. Però diciamo, è un obiettivo. Questo dimostra che la formazione dei laici è il punto su cui dobbiamo stringere. A questo punto la mia relazione era su cosa succede nella CORES. Tutti questi dati sul fatto che una rianimazione cardiopolmonare precoce aumenta la sopravvivenza, come cambia quello che succede nella CORES? Intanto vi faccio capire più o meno come funziona. La CORES sarebbe la centrale operativa regionale dell'emergenza sanitaria, è il centrale operativo del 118. Le richieste di aiuto arrivano dal numero unico dell'emergenza, arrivano direttamente al 118 o dagli altri enti, e vengono smistate su... Nel Lazio abbiamo 3 centrali operative, una per Roma, una Lazio Nord e una Lazio Sud. Scendiamo nello specifico della CORES di Roma, lancio qualche numero. Le richieste, le chiamate di emergenza sono 1.200-1.400 al giorno più o meno, e le missioni un po' di meno, perché alcune di queste richieste non si risolvono in una missione, per fortuna, però siamo intorno alle 1.000 al giorno. Nell'ultimo anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, il 118 ha impattato 1.943 pazienti con un arresto cardiaco non traumatico tra i 15 e gli 80 anni. 1.200 più o meno erano maschi, 677 femmine, 10 non erano stati registrati il sesso. Però riguardo ai luoghi dove avvengono questi arresti cardiaci, vedete che la stragrande maggioranza avvengono al domicilio. Questo prima si parlava dei defibrillatori condominiali. È un punto su cui noi arriveremo e dovremo arrivare, ci dobbiamo puntare, perché i numeri dicono questo. Sono riuscito a tirare fuori qualcosa sul nono municipio, idem, sono numeri che non è facile estrapolare e probabilmente sono un po' anche ridotti rispetto a quello che è la realtà, però sempre nello stesso arco di tempo, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre, i pazienti che sono stati affetti, hanno avuto come evento un arresto cardiaco non traumatico, sono stati più o meno 100. 100 di questi, 68 maschi, 29 femmine, e rispetto ai luoghi dove sono stati assistiti, vedete che la stragrande maggioranza, 81 pazienti, erano al domicilio. Pochi nei servizi pubblici, negli uffici, e poi sono una manciata di altri pazienti in altri luoghi. Che succede all'arrivo di una chiamata in centrale operativa? Centrale operativa è organizzata così, c'è un infermiere di triage, quello che riceve la chiamata, che deve effettuare la cosiddetta intervista telefonica. È uno strumento indispensabile per capire che cosa sia successo, qual è la priorità di emergenza e di assistenza da dare a quel tipo di chiamata. Codifica un giudizio di sintesi e passa informaticamente, perché è tutto informatico a questo punto, grazie al cielo, perché facilita molto e velocizza molto tutto il processo, passa la chiamata all'infermiere dispatch, che è quello che invece prende in gestione il soccorso e assegna il mezzo disponibile più appropriato per quel tipo di emergenza. Ora, siccome l'intervista telefonica cos'è? Avviene tutto per telefono.
L'infermiere deve identificare qual è il problema principale e fare una valutazione primaria per la presenza di coscienza, respiro e circolo del paziente. Insieme a questo ha bisogno di avere informazioni sullo scenario, dove è avvenuto, questo perché cambia radicalmente il tipo di intervento, anche in relazione alla sicurezza, perché un conto è che siamo in mezzo a un'autostrada sul raccordo anulare, un conto è che siamo in condizioni di un incendio o un crollo o un arresto cardiaco in domicilio, cambia radicalmente e l'infermiere ha la possibilità di far intervenire enti terzi, spesso bisogna chiamare pure la polizia, i vigili del fuoco per estrinsecare il paziente, insomma c'è tutta una parte di scenario che va indagata, c'è una card, sono delle card che si susseguono sullo schermo dell'infermiere che fa l'intervista telefonica, riguardo ai farmaci, alle patologie di cui è affetto il paziente, tutte cose che aiutano a indirizzare meglio il soccorso. Alla fine di questa intervista telefonica l'infermiere esprime un giudizio di sintesi e passa tutto prima di aver raffinato l'indirizzo, perché chiaramente anche l'indirizzo sembra una banalità, ma sapere che un evento è su via Appia non significa niente, perché arriva fino in Puglia la via Appia. Quindi bisogna capire esattamente dove. Questo è un problema grande. La tecnologia ci aiuta, perché l'infermiere di triage ha davanti uno schermo con la piantina e è possibile anche inserire semplicemente longitudine e latitudine, se l'utente riesce a mandarla con il coso, riesce a fare riferimenti rispetto anche agli esercizi commerciali per raffinare al meglio il punto di 3 minuti. Vado avanti. Allora, gli infermieri sono addestrati a fare tutto questo in 90 secondi, un minuto e mezzo. È un tempo molto rapido, però parlando di arresto cardiaco rispetto a quello che abbiamo detto prima, è un tempo che, se possibile, va ridotto. Quindi nel caso dell'emergenza salvavita cambia, perché l'infermiere di triage, mentre fa l'intervista telefonica, la scheda passa, se è un codice rosso, se ne accorge subito una valutazione primaria, la scheda passa direttamente all'infermiere di dispaccio, per cui inizia a segnare il mezzo e a mandarlo prima ancora che sia finita l'intervista telefonica. E l'altra cosa sono le istruzioni prearrivo, ossia nel caso di emergenze salvavita l'infermiere di triage rimane attaccato al telefono e sta con l'utente al telefono fino a quando non arriva l'ambulanza. Questo perché? Perché fornisce delle istruzioni prearrivo, istruzioni di soccorso alla vittima, che sono, ce le sono standardizzate per l'arresto cardiaco, le emorragie, l'epistassi, l'ostruzione da corpo estraneo. Alcune istruzioni sono per mantenere lo stato del paziente, vado veloce, alcuni sono, sembra banale, ma per aiutare i soccorsi. Gli chiede di accendere luce all'esterno, chiudere il cane in una stanza se c'è un animale in casa, o aprire i cancelli. Questo ve lo faccio vedere perché è carino, perché non è carino, è una cosa importante. È un'applicazione che è stata implementata nella centrale operativa, che permette all'operatore di dare istruzioni per arrivo con un'efficacia molto maggiore. Vediamo se parte il video. Non riesco a farlo partire. Mi cliccate su play. Non c'è l'audio. Non c'è l'audio, ve lo dico io. Fondamentalmente, centrale operativa, quando arriva una chiamata, l'operatore ha la possibilità di mandare un SMS a chi chiama, mettendo dentro il chiamante, senza bisogno di scaricare alcuna applicazione. Cellulare di chi ha chiamato, in questo caso Lucia, che può essere il paziente o chi è vicino al paziente, creando il soccorso, ho mandato un SMS a Lucia. Quindi lei non avrà bisogno di scaricare nessuna applicazione sul suo telefono, saremo noi ad invitarvi ad accettare il nostro aiuto anche di questo tipo. Lucia dovrà soltanto accettare le norme sulla privacy e cliccherà in basso dove c'è l'icona di una videocamera. Comparirà qui la immagine di Lucia. Eccola, questa è la nostra infermiera Lucia, noi siamo all'interno dei locali dell'Ares 118 di Roma e io chiedo adesso a Lucia di girare la sua telecamera verso lo scenario per cui ci ha chiamato. Quindi questo è ciò che vede Lucia, quindi se c'è un paziente a terra o se c'è un incidente, e ciò che riesco a vedere anche io. Come potete vedere, in questo modo io posso davvero capire completamente cosa sta succedendo, valutare l'entità della gravità del soccorso stesso e aiutare a
ad esempio nell'eseguire nel modo più corretto possibile le manovre di rianimazione cardiopolmonare laddove necessario. Ci siamo piaciuti, continuate a seguirci. Ora, questo è uno strumento. Voi capite che fornire delle informazioni pre-arrivo al telefono oppure vedendo come sta eseguendo le manovre una persona e supportarla è una cosa completamente diversa. Tra l'altro questi infermieri fanno un lavoro di supporto anche emotivo, perché è proprio un incitamento a cercare di continuare. Alle volte, chiaramente voi tutti sapete che rianimare un paziente è un lavoro faticoso, e avere qualcuno accanto che ti dica che sta andando bene, che ti corregga, ti chiede di continuare è indispensabile. Ora, termino, schede informatizzate, a presto avremo la geolocalizzazione dei DAE, le istruzioni pre-arrivo con il flagme, cioè, sono tutte cose bellissime, però come dicevo prima, come hanno detto anche altri prima di me, manca ancora qualcosa, manca che abbiamo bisogno di tutti noi, tutti, dalle istituzioni agli operatori alla popolazione, per poter vincere questa battaglia. Insieme ce la possiamo fare. Io sono contento, vi ringrazio di questo consiglio, perché dobbiamo arrivare a far capire a tutti che è una cosa fattibile. Il consigliere qui ha fatto ieri un retraining del BLS. Non c'è età per non formare gente all'assistenza in questo tipo di manovre. Grazie. Grazie a lei. Darei la parola al presidente Giovanni Izzo della Croce Rossa del Municipio 9, sempre lì al microfono. A lui chiediamo in particolare del progetto Olimpiadi del pronto soccorso nelle scuole. Credo che le slide, non so se poi possiamo interromperle per riprendere a schermo, decidete voi. Prego, batto sempre 10 minuti in maniera discreta. Sì, assolutamente sì. Buongiorno a tutti e ringrazio il municipio per questa opportunità e per questo consiglio tematico sulla cultura del primo soccorso. Il consiglio che vi ha illustrato prima con i dati nell'intervento precedente. Parte dei non sanitari. La Croce Rossa ha come diffusione e insegnamento del primo soccorso uno degli obiettivi principali, insieme a tutte le attività che fa. E abbiamo individuato, partendo dall'esperienza di un nostro progetto che facciamo ogni anno, perché i nostri volontari, oltre a seguire dei corsi di formazione, ogni anno abbiamo organizzato ed organizziamo delle gare di primo soccorso che mettono in competizione le varie squadre di volontari in tutta Italia che operano sul territorio. E da questo progetto abbiamo ricavato un progetto per portare la diffusione del primo soccorso all'interno delle scuole, quindi per cominciare a sensibilizzare già dal periodo scolastico le persone che devono avvicinarsi al primo soccorso. Questo progetto è rivolto alle quarte classi degli istituti superiori. Quindi che cosa facciamo? È un progetto che ha la collaborazione, quindi è stato riconosciuto dal MIUR. I comitati sui territori invitano gli istituti a partecipare a questa attività, che comincia con un periodo di formazione all'interno dell'istituto scolastico con un corso di primo soccorso che va dalle 12 alle 16 ore. Quest'anno, e qui forse un po' ecco la nota dolente, probabilmente dovremmo rivedere anche l'approccio come Croce Rossa. L'anno scorso sul territorio a questa attività ha partecipato soltanto l'istituto agrario, e quest'anno sul nono municipio parteciperà soltanto l'istituto Maiorana.
Sì, il liceo Maiorana. L'anno scorso, per darvi un po' di dati, come progetto in totale su tutta Italia abbiamo formato circa 8.000 studenti e tra questi 8.000 studenti 1.000 poi hanno partecipato alle gare nazionali che l'anno scorso si sono svolte a Roma. E su tutta Italia abbiamo avuto la candidatura di 197 istituti. Come funziona il progetto? Sì, ecco, in un primo momento sulle varie regioni e nelle province partecipano i vari istituti che vengono preparati a delle gare regionali. Dopo le gare regionali un istituto per ogni regione parteciperà alle gare nazionali. L'anno scorso le gare nazionali si sono svolte qui a Roma, hanno partecipato 20 squadre, ci sono stati 120 studenti in gara e hanno visto circa 200 volontari dell'associazione coinvolti. Quest'anno le gare si terranno a Pisa sempre nel mese di maggio. Quindi all'interno del percorso di formazione che abbiamo fatto per gli istituti superiori abbiamo inserito anche quello che è il sistema e quindi il protocollo per la rianimazione cardiopolmonare per quanto riguarda i laici, perché questo permette, ecco, di dare una cultura e per far avvicinare le persone a questa tipologia di attività che, come abbiamo visto nell'intervento precedente, è importante e fondamentale, perché l'intervento nei primi minuti in cui accade questa situazione e questo arresto cardiaco sono fondamentali per salvare tantissime vite umane. Io vi ringrazio per l'attenzione e ho concluso il mio intervento. No, avevo già concluso quindi sull'intervento. No, grazie mille anche per la sintesi e il rispetto dei tempi, grazie mille. Veramente silenzio in aula per anche chi ci ascolta da casa. Allora io darei la parola a Felice Di Iorio della Rete di Tutti. Anticipo solo che pensavamo di fare una dimostrazione un po' più articolata in presenza, però per una serie di ragioni tecniche il dottor Di Iorio poi ci invierà un video di cui noi daremo diffusione, esatto. Quindi prendiamolo come atto allegato al consiglio di oggi, però riuscirà a fare una cosa direttamente lì da questa postazione. Felice Di Iorio della Rete di Tutti, e ci parlerà anche del progetto Taxi per Roma, e la dimostrazione al vivo verrà fatta in forma ridotta, mettiamola così. Sì, esatto. Prego dottore. Grazie, silenzio in aula veramente. Grazie dell'opportunità davvero, e complimenti davvero, grazie alla Presidente e a tutti quanti per questa giornata, per questo evento veramente bellissimo. Allora io mi presento innanzitutto, noi siamo un'associazione donatori di sangue, la Rete di Tutti. Abbiamo scelto il nome La Rete di Tutti proprio perché siamo convinti che dobbiamo fare rete in tutti i sensi, diciamo, per raggiungere gli obiettivi e portare del sollievo, diciamo. E, abbiamo nel 2018 siamo diventati anche centro di formazione BSD dell'Ares 118 e attualmente siamo anche della IRCOM. E facciamo tanti corsi nelle scuole, comunità, parrocchie, un po' dappertutto. Ecco, l'anno scorso nel 2023 ne abbiamo fatti circa 50, sono un bel numero, insomma, visto che poi il nostro obiettivo principale è la donazione di sangue, quindi riusciamo a ritagliare dei tempi anche per formare le persone per i corsi di primo soccorso EBSD. Adesso volevo parlare in modo particolare di un progetto che qui a Roma sta andando avanti molto molto bene. Devono esserci anche i colleghi del TRC Roma Capitale, tassisti. Sono i tassisti, è un gruppo che noi contribuiamo a formare. Stiamo formando, ecco, ne sono circa 600 colleghi tassisti che hanno fatto il corso e circa 60 taxi che hanno il defibrillatore a bordo. Hanno prestato, è capitato più volte che si sono trovati sul posto dove c'erano delle persone
con problemi che sono intervenuti e hanno portato veramente un aiuto. Questo è un progetto perché si chiama Corsa contro il tempo, è fondamentale, come diceva prima il dottore dell'area 618, è fondamentale i primi minuti e chiunque si trova sul posto può intervenire ed è preparato a prestare soccorso, è fondamentale per cambiare il destino delle persone. E proprio ecco, con i tassisti diciamo che sono in giro dappertutto, notte 24 ore su 24 ore, ecco, è partito questo progetto, un progetto autofinanziato e che sta portando avanti grandi, grandi successo. Diciamo che il progetto è partito proprio con l'aiuto dell'area 618, ecco, ha formato 10 tassisti, tra i quali anche io sono stato formato da loro, dalla dottoressa Ferri, e ci hanno dato in comodato d'uso 10 defibrillatori. Ecco, da quel momento che è partito il progetto, attualmente sono circa 600 tassisti preparati e 60 defibrillatori. E il progetto continua. Quello che volevo dire, tornando un attimo sempre alla nostra missione principale, cioè donazione di sangue, qui grazie al dottore Cerisola e alla dottoressa De Vivo è stato istituito il tavolo tecnico per la donazione di sangue. E devo dire che veramente con grande soddisfazione sta dando dei bei risultati. Ecco, il mio desiderio, il mio auspicio, diciamo, si possa istituire il tavolo tecnico anche per quest'altra tematica, in modo che unisci tutte le figure, i soggetti, diciamo, sono impegnati a vario titolo, diciamo, per il soccorso, dove si possa migliorare e coordinare al massimo le varie attività che facciamo, perché fino adesso stiamo lavorando un po' così, ognuno va avanti con i propri mezzi, a risparmio, cioè sono grandi difficoltà, ma il risultato c'è comunque. Se noi riuscissimo a istituire un tavolo tecnico con tutte le caratteristiche, diciamo, e con l'aiuto della commissione del municipio, del Comune di Roma, cioè io penso che si possa fare molto molto di più e dobbiamo fare di più. Ecco, c'è la prova proprio del progetto Vita di Piacenza, che io ho la fortuna di conoscere la dottoressa, la presidente, veramente è una persona eccezionale, e possiamo prendere esempio da loro, diciamo, e chissà che non fare anche meglio, insomma, non dobbiamo mettere limiti sulla salute, sul soccorso, sul aiutare il prossimo, in tanti ambiti è una cosa bellissima, e ogni seme, ogni cosa che si possa seminare veramente sicuramente porterà frutto. E in questi tempi, ecco, che si sente parlare di tante cose brutte, ecco, solo stare qui oggi, veramente dove si sente, si respira l'altruismo, è una cosa bella, bella davvero. Io mi fermo qui. Grazie. Grazie mille per la sintesi, anche per la... Sono contento che si è visto a schermo, quindi diciamo un minimo, diciamo, sì. Sì, la relazione c'è stata. Questo è il defibrillatore. Per far vedere, aspetta, mi devo silenziare. Questo è il defibrillatore, cosa semplicissima, come diceva prima il dottore. È facile da usare, lo possono usare tutti, anche chi non ha mai fatto il corso, diciamo, perché spiega tutto quanto. Poi oggi, chiamando il 118, il 112, il soccorso, ecco, come ha spiegato prima l'area 618, veramente è fantastico la tecnologia, quindi siamo seguiti, ma tutti possono intervenire, l'importante è intervenire, cosa che diciamo, poi ecco, più persone siamo preparate a prestare il soccorso, a fare un massaggio cardiaco anche in assenza di defibrillatore, fa la differenza, insomma, fa veramente la differenza. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Alla due comunicazioni approfitto sull'ordine dei lavori, adesso io farei altri due interventi e poi una breve sospensione del Consiglio e poi riprendiamo ovviamente. E è pervenuto in presidenza un ordine del giorno elaborato dalla Commissione Politiche Sociali, è pervenuto in presidenza un emendamento, li trovate tutti qui visibili, utilizziamo la sospensione per prenderne visione. Io darei la parola a Riccardo Raccuia dell'Associazione Società Nazionale di Salvamento, reduce anche da un protocollo d'intesa appena siglato col municipio, che ci parlerà in particolare dei progetti nelle scuole per insegnare ai ragazzi tutte le tecniche di primo soccorso. Prego dottore, 10 minuti sempre, batto l'intervento, sempre silenzio in aula, grazie. Buongiorno a tutti, io sono il vicepresidente della Società Nazionale di Salvamento Roma e presidente della Guardia Costiera Ausiliaria del Lazio e sono cugino di Sara Di Pretantonio, una studentessa uccisa nel 2016 a Via della Magliana. Sara
voglio introdurre un attimo Sara, che Sara era una studentessa universitaria che frequentava l'Università di Roma 3, che è stata uccisa per femminicidio dal suo ex fidanzato. In quell'occasione, oltre ad esserci stata il fatto, quindi oltre ad esserci stato l'omicidio di Sara, quello che mi ha toccato quando ero insomma più piccolo, il fatto che molte persone, vedendo Sara in difficoltà, decisero di non fermarsi e prestarle soccorso. In particolare 4 auto hanno scansato Sara e l'hanno messa nella condizione di non avere una possibilità di sopravvivenza. Da lì, con la Società Nazionale di Salvamento, abbiamo attivato un progetto che si chiama Educazione al Soccorso, che dal 2015, da quando è stata introdotta la legge della buona scuola, la numero 107, ha coinvolto oltre 67 istituti a Roma e 254 in Italia. Negli anni successivi abbiamo integrato il progetto, diventando, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con i vari uffici scolastici, l'ente, uno degli enti più presenti all'interno delle istituzioni scolastiche, e il progetto in particolare si chiama Rete della Salute. Il progetto Rete della Salute è un progetto dove noi troviamo nelle associazioni il punto fondamentale per poter divulgare all'interno degli istituti scolastici superiori queste tematiche, e non vogliamo farlo assolutamente da soli, tant'è che non solo collaboriamo con la Salvamento, la Guardia Costiera Ausiliaria, ma ci sono enti come l'AECS, Associazione Italiana Cultura e Sport, Cassandra D, Telefono Rosa, Gaia von Freeman, che è una fondazione nata a seguito dell'incidente avvenuto a Corso Francia nel 2019, e tante altre associazioni e fondazioni che ci aiutano a contribuire i messaggi all'interno degli istituti scolastici. Quali sono questi messaggi? Oltre al soccorso, l'educazione al soccorso, portiamo l'educazione stradale, 3.200 incidenti stradali ogni anno, l'educazione ambientale, l'educazione nutrizionale, l'educazione alla qualità del sonno, l'educazione marittima, l'educazione all'amore psiche, la chiamiamo, ma ovviamente stiamo parlando di disturbi psicologici in età adolescenziale. Cosa hanno in comune tutte queste criticità? Il fatto che, se non prese per tempo o a volte, come avviene nel peggiore dei casi, non vengono proprio prese in considerazione, si arriva poi ai tragici episodi come quello di Sara. Il progetto Rete della Salute, in particolare il progetto Educazione al Soccorso, ogni anno coinvolge circa 9.000 studenti a Roma. In questo municipio quasi tutti, tranne un liceo, prende parte al progetto, che vede coinvolte le terze e le quarte. Il Maiorana, come ad esempio aveva detto prima il presidente di Croce Rossa del nono municipio, è un istituto che anche quest'anno sta prendendo parte a questo progetto, e noi pensiamo che il lavoro che bisogna fare è un lavoro che parta dal primo anno di scuola superiore fino ad arrivare al quinto. Non è facile sensibilizzare i ragazzi perché purtroppo il tempo è cambiato, i tempi sono cambiati, hanno tutti quanti il telefono in mano appena succede qualcosa, e allora renderli a conoscenza che esistono anche delle applicazioni come Where Are You o altre in grado di poter semplificare il contatto al numero unico dell'emergenza è qualcosa per noi fondamentale. E comprendiamo molto la difficoltà che abbiamo tutti quanti, compresi noi, di mettersi in contatto con gli studenti e la popolazione, in quanto gli istituti scolastici sono un'azienda con purtroppo un autopilota che non sempre riesce a gestire in breve tempo le situazioni. E l'agrario, ad esempio,
il Garibaldi, se non sbaglio il nome, ha avuto qualche anno fa un caso di morte di una professoressa all'interno dell'istituto. Da lì poi si è intervenuto formando quasi tutti i docenti e professori. Ecco, questo è un elemento che a noi ci sta molto a cuore, ovvero il fatto che purtroppo per intervenire e formare le persone è sempre necessario un tragico incidente, come nel caso di Sara, come nel caso di Gaia e Camilla, come nel caso di Willy o tanti altri. Noi mettiamo un po' in mezzo le storie reali, per questo chiediamo sempre, siamo sempre alla ricerca di persone che hanno la forza e il coraggio di raccontare la propria storia davanti agli studenti, perché questo apre loro gli occhi, gli fa capire e comprendere effettivamente che il loro intervento, le loro azioni possano essere realmente d'aiuto, perché di solito loro si bloccano davanti a una situazione di emergenza, non sono in grado di chiamare un numero semplice, sbagliano a digitarlo, non sono a conoscenza di quale sia il numero per chiamare le emergenze. Quindi anche soltanto il fatto di sensibilizzare gli studenti e permettergli di conoscere questo, per noi è già questa una vittoria. È altrettanto una vittoria la possibilità di condividere con altre associazioni e fondazioni questi obiettivi, e siamo aperti, come sempre, anche oggi, dove siamo per chiudere un protocollo d'intesa con un'altra importantissima associazione, a allargarci e condividere i valori anche con tutti gli altri, affinché questi elementi, queste tematiche possano raggiungere più studenti possibili, senza ovviamente essere un peso alle istituzioni scolastiche. Tutte le attività che noi facciamo all'interno degli istituti sono attività gratuite fatte da volontari, e quindi riusciamo ogni anno a sensibilizzare già solo nel Lazio oltre 9.000 studenti. Detto ciò, vi ringrazio per l'invito, ringrazio la Presidente di Vivo, ringrazio il Presidente, gli assessori per averci invitato qui, e sperando che appunto insieme, con anche la firma del protocollo d'intesa avvenuto da pochissimo tempo, si riesca a coinvolgere maggiore ancora di più la popolazione, e possiamo tranquillamente intervenire anche negli istituti comprensivi con progetti ovviamente destinati a loro. Ecco. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie dottor Raccuia. Allora procediamo. Prego assessora Angelucci, assessore lavori pubblici, mobilità e scuola. Prego, può intervenire. Grazie Presidente e buongiorno a tutte e a tutti. Veramente il mio sarà un intervento breve, però penso importante, perché in tutti gli interventi, a partire dalla Presidente, si è parlato di quanto sia importante far crescere la cultura del soccorso come un atto politico, come un atto di cura del prossimo, essendo la politica appunto il complesso delle attività sociali che si svolgono in una comunità, nella collettività umana, e quindi il luogo principe di tutto questo chiaramente sono le scuole, no? Sono i luoghi dove si educa a tanto, dove si istruisce la giovane popolazione, quindi le donne di domani e gli uomini di domani, ma è anche il luogo appunto dove si indirizza la società. E quindi c'è una responsabilità enorme delle scuole e c'è una responsabilità enorme della pubblica amministrazione, perché le scuole, per esempio, questo è un municipio che ha 14 istituti, solo di istituti comprensivi, 14 istituti comprensivi, vi permetto un inciso, a breve forse ne avremo di meno, perché sapete che c'è, e a breve io dovrò andare appunto a quest'altra riunione, quindi mi scuso se andrò via prima, la questione del dimensionamento scolastico, non so se avete avuto modo di sentire, insomma, comunque voluto dal governo e dalla regione, anche ad altre regioni, che accorpa gli istituti comprensivi, creando una serie di problemi che non stiamo qui a raccontare, però è un tema, visto che parliamo di crescita e di investire sulle scuole in tutti gli aspetti, mentre invece qui si torna un po' indietro.
Dicevo, essendo la cultura del soccorso una cultura centrale, perché non lascia soltanto in sé il discorso di come usare un defibrillatore, di come rispondere al telefono, importantissima perché è la pratica, però è proprio l'idea di formare delle persone, e quindi delle ragazze e dei ragazzi, bambini e bambine da tutte le età, e anche dal nido stesso si può cominciare a prendersi cura del prossimo. Quindi segna il corso di una comunità, segna la crescita di una comunità, perché allontana da derive individualistiche, da derive razzistiche, da derive egoistiche, ma fa tutto il contrario, cioè fa crescere appunto una comunità tutta intera. Quindi il nostro dovere qual è? È quello di non lasciare alla singola sensibilità, perché sentivo la Croce Rossa diceva abbiamo il protocollo col Majorana, l'altro anno l'abbiamo avuto con un'altra scuola, la società di salvamento con alcune scuole in altri municipi. Noi dobbiamo rimettere a sistema la cultura del soccorso, e quindi vuol dire che l'amministrazione si fa carico di avviare dei processi con tutte le scuole, perché altrimenti vuol dire che nelle scuole dove c'è più sensibilità, dove c'è magari un docente illuminato, dove c'è una preside che ha avuto un'esperienza, oppure lei stessa fa parte di magari di protezione civile e quant'altro, si attivano i percorsi, ma non diventa un'azione di sistema, e noi siamo qui per fare azioni di sistema che fanno crescere veramente una comunità, quindi creare una comunità educante. Lo stiamo facendo su vari aspetti, nella prevenzione della violenza di genere, nella sensibilità ambientale, lo facciamo in tanti aspetti, è importante che si faccia anche nella cultura del soccorso, e questo soccorso si trasforma in cura, che è quello di cui tutte noi e tutti abbiamo bisogno. Partire dai bambini, dai più piccoli, e quindi anche dai loro genitori, perché più i bambini sono piccoli, più si entra nelle scuole dei più piccoli e più chiaramente c'è un coinvolgimento anche dei genitori, e questo fa sì che i bambini stessi siano il volano anche per le giovani famiglie di sensibilizzazione al soccorso. E nel Comune di Roma anni fa si fece questa campagna a partire dalle scuole per la differenziata, oppure per l'educazione stradale. Ecco, quando i bambini imparano come si fa una cosa, stiamo tutti tranquilli, perché anch'io come genitore ho provato questa esperienza, diventiamo anche noi degli adulti più consapevoli, e quindi questa è l'azione che come il municipio con tutto e tutti voi stiamo portando avanti, con protocolli e con lavori quotidiani. Chiaramente avremo sempre bisogno di tutte e tutti voi per affinare quello che si può fare all'interno delle scuole e quello che non si può fare, quindi siamo sempre disponibili, magari ci possiamo sentire a breve e vedere a breve per costruire dei percorsi proprio da presentare alle scuole, oltre a quelli che voi già state facendo nelle vostre quotidianità. Grazie di cuore. Grazie Assessora. Allora, seguendo ciò che era stato concordato in capigruppo, sospendiamo la seduta per 30 minuti. Riprendiamo esattamente alle 11:30 con l'intervento della Protezione Civile. Io qui avevo segnato originariamente Napolitano, sostituita da Francesca Vetro, che è qui presente. Quindi riprendiamo esattamente qui alle 11:30. La seduta è sospesa. Grazie.
Allora, consiglieri, riprendiamo. Prima di iniziare verifichiamo il numero legale. Prego gli uffici. Silenzio in aula, cortesemente. Facciamo l'appello alle ore. Alle ore è online. Angelini? Baiocchi? Bartolelli? Bedoni? Bellassai? Borrelli? Burgio? Canale? Cerisola? Corrente? Cucunato? De Iulis? De Vivo? Di Salvo? Ecca? Gagliardi? Grazioli? Grazioli non c'è. Vediamo, uscito. Presente? Marrocchini? Muropes? Pasetti? Sordini? Sotillo? Vaccari? Vecchio? Ferma. 18 presenze. Grazie dottoressa Ricciardi. A questo punto proseguiamo. Silenzio in aula, cortesemente. Silenzio in aula. Allora, ci è stato, avevo indicato precedentemente la protezione civile, cioè urgenza di intervento della dottoressa Schieri, presidente del progetto Vita Città di Piacenza, con il placet della protezione civile che interverrà subito dopo. Faccio un appunto. La protezione civile ha portato vari flyer e informative. Se i capigruppo pian piano si organizzano e li distribuiscono tra i consiglieri o il pubblico vuole prenderli, avrei piacere di questo. Quindi cortesemente, se i capigruppo prendono i flyer e li distribuiscono ai consiglieri. Grazie. Allora, interviene successivamente dopo la protezione civile e do la parola a Progetti Vita di Daniela Schieri, presidente di Progetto Vita Città di Piacenza, che è collegata online. La vediamo, se apre il microfono proviamo a sentirla. Non riesce a smutarsi? Un attimo, proviamo a aprire noi. Dovrebbe apparire un... Ok, dovrebbe essere aperto. Provi a parlare. Eccoci, ci siamo. Perfetto, la sentiamo bene. Prego. Bene, buongiorno. Intanto grazie per questo invito. Sarei venuta anche volentieri in presenza perché mi sembra un'occasione importante per... portare un'esperienza ormai ventennale sul territorio di Roma in merito all'argomento della defibrillazione precoce nella lotta contro la morte improvvisa. Io sono il direttore della cardiologia di Piacenza, nonché presidente dell'associazione ODV Progetto Vita, un'associazione no profit che da 25 anni promuove e mantiene questo progetto di defibrillazione sul territorio di Piacenza e provincia, ma anche che sta trovando delle emanazioni sul territorio nazionale. Ci sono una ventina di associazioni che ci seguono e lì a Roma avete un'associazione che è Taxi Roma Taxi Capitale, che sono una cinquantina di auto dotate di defibrillatore e che si muovono nella vostra città. Io avevo preparato anche qualche slide, ma posso tranquillamente parlare anche a braccio. Mi scuso per il fatto che avrò proprio questi 10 minuti, insomma, per convincervi o per comunque darvi sicuramente la mia disponibilità concettuale a smuovere le acque in città dove
è sicuramente più difficile che non a Piacenza costruire un progetto di defibrillazione. Dottoressa, chiedo scusa, se vuole proiettare le slide può farlo, le può attivare direttamente da sistema, fare richiesta di condivisione schermo e poi noi la riattiviamo da qui. La richiesta di condivisione schermo. Se condivide lo schermo. Sai che non riesco a vedere dov'è il tasto, che di solito vedo, ma non vedo. Un peccato, perché avremmo potuto fare una prova prima ed era. È un disegno, è una sorta di screen, di schermo. Come Teams, per capirci, quando si. Condivide, ci siamo. Finestra. Eccola qua. Ci siamo, la vedete? Ecco, è partita la condivisione, se vuole mettere in modalità presentazione. Bene, quindi il portarvi l'esperienza di Piacenza vuol dire cercare di calare una realtà nata 25 anni fa in un contesto attuale dove è molto più semplice riuscire a. Dottoressa, chiedo scusa, se può alzare leggermente la voce perché la sentiamo un po' bassa e l'interpretariato LIS deve. Ok. Quindi dicevo che oggi è sicuramente più semplice organizzare un progetto di defibrillazione precoce in quanto la legge del 2021 uscita rende la possibilità di organizzare questo tipo di progetti sicuramente più facile. Progetto Vita è stata la prima realtà in Europa ad organizzare un sistema di soccorso che anticipa il soccorso delle ambulanze e il modello di cardioprotezione che è stato ideato e portato avanti in questi anni si basa su tre punti fondamentali. Il primo è la diffusione ovviamente dei defibrillatori sia in pattuglia che in sedi fisse. Il secondo punto cruciale è la cultura della defibrillazione precoce portata a partire dalle scuole il più diffusamente possibile in tutta la comunità e, punto cruciale, l'integrazione all'interno del 112-118 con la possibilità di fare partire in contemporanea il mezzo di soccorso tradizionale, ossia l'ambulanza, con il soccorritore cosiddetto laico dotato di un defibrillatore. La legge, come vi dicevo prima, oggi che è articolata in 8 articoli appunto, ricalca di fatto quella che è stata l'esperienza ventennale di Progetto Vita e riporta, come vedremo, tutti quelli che sono i punti cruciali per la realizzazione di un progetto di defibrillazione ed è per questo che dico che sicuramente è più facile oggi perché la legge non solo autorizza ma anche incentiva questo tipo di progettualità proprio perché si è dimostrato che l'arresto cardiaco che è una patologia tempo dipendente, quindi che dipende, la cui sopravvivenza dipende dall'arrivo in tempi rapidi di una rianimazione e in particolare di un defibrillatore, è una patologia che colpisce una persona ogni 8 minuti in Italia. Quindi è quella che io chiamo una epidemia silenziosa che colpisce 60.000 cittadini italiani ogni anno. Andiamo a vedere quindi dove sono quali sono gli articoli. Nell'articolo 1, 2 e 3 si parla, come vedete, di diffusione, no? Quindi la legge spinge alla diffusione dei defibrillatori nelle scuole, negli uffici, nei mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici e negli impianti sportivi, dove dal 2012 in realtà dovrebbero già essere obbligatori, quindi sottolinea l'obbligo. L'esempio di Piacenza è che abbiamo un defibrillatore. Dottoressa, chiedo scusa, se sta scorrendo le slide, noi vediamo solo 25 anni, progetto vita 1998-2023. Allora non so che dirvi. Io le vedo.
deve selezionare la slide di cui sta parlando tramite, esatto, o col tasto così, giù allora. Del facciamola anche così, non è esatto, perfetto, facciamo così. Quindi, dottoressa, chiedo scusa, se lei clicca in alto a presentazione, in alto sulla barra, vede che c'è scritto file, home, io non ci vedo però, inserisci progettazione, lì a destra c'è presentazione, clicchi su presentazione, ok, dalla diapositiva corrente, non ci vedo ma vado a memoria, è il secondo riquadro, è quello lì, clicchi. Così vedete? Dovremmo vederla a tutto schermo, no, provi a cliccare di nuovo. Facciamo come abbiamo detto prima. Vabbè, andiamo avanti così. Ok, tanto vediamo la slide corretta, prego. Allora, così. Allora, dicevamo che gli 8 punti sono questi. La primo, diciamo, 3 degli 8 articoli riportano dove devono essere distribuiti i defibrillatori. Nella realtà di Piacenza sono 1180 defibrillatori pari a 1 ogni 250 abitanti. Cosa significa? Significa che tanto più abbiamo defibrillatori, tanto migliore è il soccorso e tanto maggiore è la probabilità di salvare le persone. Ma guardiamo com'è organizzato il sistema. I defibrillatori sono coordinati, ve l'avevo detto all'inizio, il coordinamento del 112 e 118 è cruciale, dalla centrale operativa che attraverso l'invio del codice blu allerta in contemporanea l'ambulanza ma anche le pattuglie delle forze dell'ordine e anche i cosiddetti primi soccorritori attraverso una app che permette alle persone in grado di essere nelle vicinanze entro pochi minuti di partire e di recarsi sul posto. Sembra qualcosa di complesso, ma non lo è. È tutta una questione di cultura. Quando parte l'allerta, chi è più vicino, che sia la pattuglia o che sia il first responder, anticipa molto spesso l'arrivo dell'ambulanza. In questo modo la defibrillazione è anticipata. Come li allertiamo questi soccorritori? Come riportato dell'articolo 7, vi è un obbligo per legge di una app nazionale che spero verrà introdotta nei prossimi mesi, ma non ne sono sicura. Sicuramente nella regione Emilia-Romagna, dopo l'esperienza di Piacenza, la app che si chiamava Progetto Vita è diventata la app regionale Dai Responder, la quale permette a ciascun cittadino che scarica l'app di ricevere l'allerta, la richiesta di allerta da parte del 118 e quindi all'interno dell'app sono registrati tutti i defibrillatori presenti in regione e ciascun cittadino può recarsi laddove è necessario un intervento. L'app Progetto Vita la potete invece scaricare anche a Roma, se volete, e nell'app potete censire i defibrillatori che avete sul territorio, utilizzare l'app che non è purtroppo collegata al vostro 118, ma comunque vi permette di vedere tutti i defibrillatori che avete o che avrete messo all'interno dell'app stessa. Qual è il punto più importante a mio avviso della legge? È l'articolo 3 su cui ho lottato particolarmente. Da anni scrivevamo già sopra i defibrillatori pubblici che chiunque può usare questo defibrillatore se si trova a soccorrere una persona inanimata in base a quanto previsto dall'articolo 593 del codice penale dello stato di necessità. Cosa vuol dire? Che va bene fare i corsi, va benissimo, non c'è problema, più sappiamo meglio agiamo, ma in caso di necessità chiunque può utilizzare questo strumento salvavita perché è uno strumento che, sapete, parla, riconosce l'arresto cardiaco, decide se è necessario intervenire con uno shock elettrico, che è la terapia dell'arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare,
e non vi è nessuna responsabilità da parte del cittadino che interviene. Quindi questo apre sicuramente i canali alla comunità, i canali di partecipazione attiva ad un progetto che salva la vita, senza la necessità di essere vincolati all'aver fatto corsi, aver pagato corsi di formazione, e avere richiesta di dover fare aggiornamenti, e quindi questo sicuramente muoverà le acque. Quando parliamo di addestramento, di insegnamento, di informazione, parliamo di scuole. L'obbligo viene previsto di insegnamento nella scuola delle manovre di rianimazione nell'articolo 5, ma nelle scuole a Piacenza abbiamo ideato da 25 anni un progetto che si chiama Progetto Vita Ragazzi, sottoposto anche all'attenzione del Ministero lo scorso 16 ottobre, un progetto che noi regaliamo volentieri a chi ne volesse fare utilizzo, che ci permette di insegnare ai ragazzi a partire dalle scuole elementari e alle scuole superiori attraverso insegnanti che permettono ai ragazzi ogni anno di addestrarsi all'uso del defibrillatore fino a diventare loro stessi degli istruttori, come li abbiamo chiamati, istruttori per strada. Quindi una catena virtuosa di insegnamento. Questi sono i nostri ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, ogni momento è buono per far vedere come si usa un defibrillatore e non è ridondante, perché credetemi, questo genera un entusiasmo nella comunità, perché i ragazzi poi trasmettono positivamente questi messaggi ai genitori e in famiglia. La formazione è importante, ma anche la informazione, e quindi diffondere solamente la nozione del chiamare 112-118, utilizzare il defibrillatore anche senza aver fatto un corso e erogare la scarica elettrica, serve per muovere questa cultura un po' inerziale, ancora molto inerte, molto ferma sull'utilizzo di strumenti semplici, innocui, ma sicuramente indispensabili per interrompere una morte di una persona colpita da arresto cardiaco. Questi sono lavori pubblicati, non è solo la storiella di Progetto Vita, come a me piace chiamarla, abbiamo pubblicato diversi articoli e dimostrano che la sopravvivenza da arresto cardiaco, quando interviene il mezzo tradizionale, del 20%, quando interviene il Progetto Vita con i suoi laici è del 46-60%. In particolare, e concludo, la sopravvivenza negli impianti sportivi, in un lavoro pubblicato su una rivista importante, è del 90% delle persone colpite da arresto cardiaco nei centri sportivi dove il DAE era presente, verso il 9% degli sopravvissuti dove il defibrillatore non era presente. E questo vi dà l'entità, importanza e la necessità di mettere un defibrillatore veramente in ogni luogo. E queste sono le percentuali, queste sono le persone colpite da arresto cardiaco negli impianti sportivi e salvate da un defibrillatore sul posto. E io concludo sperando di arrestare insieme a voi l'arresto cardiaco anche nel territorio di Roma. Grazie dottoressa, magari facciamo un piccolo applauso. Grazie dottoressa Schieri. Allora, procediamo. A questo punto invito ad intervenire, sempre dal microfono degli ospiti, dovrebbe essere attivo, facciamo una prova? Ok, perfetto. Sì. La dottoressa Vetro, in rappresentanza della Protezione Civile, che salutiamo. Sì, esatto. Prego. Ci dovrebbero essere anche delle slide, una presentazione sul desktop. Presentazione Municipio Nono, 30 gennaio 24. Qui sotto.
Ok. Allora, sono in rappresentanza del dottor Napolitano, del nostro direttore, che oggi purtroppo è senza voce. Io sono il responsabile dell'ufficio diffusione della cultura di protezione civile e sono qui a rappresentare tutte le attività del nostro dipartimento. Oggi parlavamo di cultura di soccorso e, ovviamente nel nostro caso è cultura di protezione civile. E come facciamo diffusione di cultura di protezione civile? È fondamentale conoscere i rischi, quindi lo facciamo avvicinando la popolazione. In questo caso lo abbiamo fatto nelle due giornate di protezione civile al Circo Massimo, il 15 e il 16 aprile scorso, e alla presenza di tutte le nostre associazioni di volontariato in convenzione con Roma Capitale e di tante altre realtà che fanno parte del sistema di protezione civile. C'era il villaggio Croce Rossa, c'erano i vigili del fuoco, c'era l'esercito, tutte le forze dell'ordine. C'era in contemporanea anche un'esercitazione con lanci per la colonna mobile enti locali e due giornate di partecipazione attiva in cui ha partecipato anche il sindaco, che ha parlato in merito alla diffusione di protezione civile delle 3C: comunicazione, coordinamento e consapevolezza, perché è fondamentale conoscere i rischi, da parte nostra trasmetterli, è fondamentale da parte del cittadino essere consapevoli di quali sono. Quest'estate ricorderete sicuramente le ondate di calore, caldo fortissimo, eravamo nelle piazze 18 e 19 luglio a diffondere questi volantini di ondate di calore, a spiegare alla popolazione, alla gente che era in giro, lì eravamo al centro, quindi anche tanti turisti, quindi anche con i volantini tradotti in lingua inglese, come comportarsi, e quando e come uscire, e soprattutto la campagna era autoprotezione e anche idratazione, ma non solo. In collaborazione con Acea è stata fatta un'app, Wide Wow, che ci dice quali sono, in base alla nostra localizzazione, le fontanelle più vicine. E abbiamo un bene preziosissimo a Roma, che è l'acqua gratuita, quindi sfruttiamola, e sfruttiamola soprattutto d'estate. E cosa facciamo? Nelle scuole, abbiamo parlato tanto in tutti i vari interventi precedenti di attività fatte nelle scuole, e questo è un progetto, la protezione civile nella didattica, organizzato per quest'anno sia negli istituti superiori che negli istituti comprensivi. Tra i vari moduli, oltre all'introduzione principale sul sistema protezione civile e rischi, negli istituti comprensivi c'è il rischio incendio, il soccorso sanitario, di cui stiamo parlando oggi, e c'è un modulo specifico con le nostre associazioni di volontariato specializzate che sono presenti anche qui oggi, e una dimostrazione con le unità cinofile. Per gli istituti superiori invece ci sono due moduli specifici sul volontariato e sulla gestione paure in emergenza. Un altro tema fondamentale, perché gestire la paura durante un'emergenza è ovviamente conoscere quale sia quell'emergenza e cercare di gestirla. Sono presenti, ci hanno raggiunto da poco l'associazione Bersaglieri, che stava proprio in una delle scuole del municipio oggi, il Maiorana, che ha aderito insieme ad altri 5 istituti comprensivi di questo municipio a questo progetto, che è un progetto molto grande, 35 scuole in tutto il comune di Roma, 102 incontri didattici programmati, e andranno avanti per tutto quest'anno scolastico. Da gennaio siamo partiti fino a maggio. Inoltre abbiamo aderito a un'iniziativa dell'assessorato scuola, che è la mappa della città educante, con un progetto che si chiama Una giornata con la protezione civile. Quindi in questo caso sono i ragazzi quarta e quinta elementari che vengono da noi in sede, dopo una breve introduzione sul sistema di protezione civile e i rischi, gli facciamo fare una visita alla sala operativa, se il tempo lo permette anche all'esterno con i droni, provando anche le radio, e ci siamo inventati un gioco in sala COC, dove viene realizzato effettivamente il centro operativo comunale durante le emergenze. I ragazzi si siedono al tavolo
e hanno un copione in cui ognuno ai microfoni legge la gestione dell'emergenza. Quindi ci sono le varie, ognuno ha una funzione e ognuno gestisce un pezzettino dell'evento. Quindi dall'inizio dell'emergenza fino alla gestione dell'emergenza. Come fare a diffondere cultura di protezione civile nei bambini, nei ragazzi, quindi nelle scuole? Per i più piccoli abbiamo realizzato l'anno scorso questo libricino che è alla scoperta della protezione civile con Romina. Tengo a precisare che è tutto fatto in casa, realizzato da noi, da noi dipendenti di Roma Capitale, con sia i disegni, sia i testi, i fumetti. Ed è stato presentato durante l'evento che vi facevo vedere prima al Circo Massimo e in collaborazione con Save the Children è inserito, oltre che nel portale di Roma Capitale, quindi è gratuitamente scaricabile, c'è il PDF di tutto il libricino, ma anche sul portale Feel Safe di Save the Children, che ha una raccolta di tutta una serie di documentazioni utili ai più giovani con i corretti comportamenti da adottare. È stato gestito con i vari rischi. Per ogni rischio ci racconta cos'è, cosa fare a caso a scuola, quindi in ambienti al chiuso, cosa fare all'aperto e imparare a prevenire quel tipo di rischio specifico. Come vedete dai vari disegni c'è il rischio alluvione, voragini, vento, terremoto, incendio, rischio neve, rischio frane. Queste altre attività, all'interno di quella a sinistra è un centro commerciale per l'evento PETS, organizzato quindi sempre qui con delle scuole del nono municipio, a destra invece quest'estate con i campi Io non rischio, organizzati con le associazioni di volontariato e in questo caso eravamo all'interno della tenuta del presidente a Castel Porziano. Cosa ci dice il Codice della Protezione Civile? Un breve accenno, l'articolo 31, è la partecipazione attiva dei cittadini alle attività di protezione civile. C'è un sistema di protezione civile, ma tutti siamo tenuti a partecipare. E le attività che noi facciamo sono per la resilienza della comunità. La resilienza è, spiegandolo in maniera molto semplice, è una proprietà fisica dei corpi di saper attutire i colpi. Quindi noi, conoscendo un rischio, abbiamo il modo di saperlo gestire, quindi sappiamo come comportarci. E quindi tutte queste nostre attività di diffusione cultura e conoscenza dei rischi ci portano a fare informazione e di conseguenza creare in tutti noi autoprotezione e autoresponsabilità. Perché come abbiamo visto prima, che la maggior parte degli incidenti anche di uso del defibrillatore ci serve in ambiente domestico e magari quando siamo in casa a scuola per un qualsiasi rischio che ci può succedere, inizialmente siamo da soli, quindi dobbiamo in primis noi sapere come comportarci. Vi saluto ricordando il numero unico delle emergenze che è il 112, che non a caso ha tutte le stelline perché oltre ad essere italiano è anche europeo e spesso ce lo dimentichiamo. Allora, ringrazio la dottoressa Vedro e chiaramente i nostri saluti al dottor Napolitano. Vi ringraziamo. Ricordo ancora a tutti che c'è del materiale presente. Poi ho fatto richiesta per portare il materiale, quindi lasciatecene un po' anche all'anagrafico, così lo rendiamo disponibile ai cittadini quando arrivano, in modo che gli diamo maggiore visibilità possibile. Allora, a questo punto... Buongiorno a tutti. C'è... Allora, la Salvagente Italia non può intervenire, però ci ha mandato un video, quindi dovremmo proiettare il video dell'Associazione Salvagente. Eccolo qui, già pronto, prego. Sono Mirko Damasco, sono il presidente di Salvagente Italia. Innanzitutto mi spiace non essere lì e non essere in collegamento, ma insomma ci sono stati un po' di problemi vari ed eventuali che non ci permettono di essere lì live, ma volevamo comunque ovviamente brevemente, con tutti i limiti della registrazione, lasciare un nostro messaggio facendovi i complimenti per l'iniziativa e salutando insomma tutti i relatori che hanno parlato e che parleranno.
Il tema del soccorso in generale e del salvare vite è un tema molto importante. Salvagente è nata per questo, Salvagente da 10 anni si batte per questo, Salvagente ha richiesto in qualche caso, ha ottenuto qualche legge per questo, ma non basta. Perché ovviamente parliamo di bambini e adulti, ma io partirei da una considerazione, perché noi spesso lo diciamo, il primo soccorso non è un fatto tecnico, noi dobbiamo partire sempre da qui, cioè a nostro parere e anche a parere di molti studi scientifici non basta diffondere delle conoscenze, diffondere delle tecniche a tappeto, se contemporaneamente non viene instaurato un processo culturale sul primo soccorso. Questo ve lo dico perché se io prendo 1000 cittadini e chiedo loro qual è il bene più prezioso che hanno, tutti e 1000 cittadini non hanno alcun dubbio, il bene più prezioso che hanno è la salute, così come non abbiamo nessun dubbio noi a rispondere a questa domanda, perché senza salute non fa niente, con la salute le cose si aggiustano, così come non abbiamo dubbio a rispondere alla domanda qual è la persona davvero, è brutto fare una classifica ma la facciamo solo a fin di bene in questo caso, qual è la persona più importante della tua vita? Nessuno ha dubbi se è genitore a rispondere i figli. La domanda quindi è perché non ci comportiamo di conseguenza, cioè perché se il bene più prezioso che ho è la salute, la vita dei miei cari, la vita dei miei figli, io non mi comporto di conseguenza, cioè perché non ho mai fatto un corso di rianimazione cardiopolmonare, quindi se oggi davanti a me capita un arresto cardiaco non ho idea di cosa fare oltre che chiamare l'118 o l'112. Perché è 118 o 112 non è detto a caso? Perché se il bene più prezioso per me sono i miei figli non ho mai fatto un corso di disostruzione pediatrica? Se soffoca, cosa faccio? Ho 1 minuto e mezzo per intervenire, nessuna ambulanza al mondo potrà aiutarmi. Perché non so usare un defibrillatore, ma ancora peggio, perché non ho un defibrillatore? Dove lavoro, dove vivo, dove i miei figli vanno a scuola? Questo è il motivo per il quale Salvagente dona defibrillatori totalmente in maniera gratuita alle scuole. Quindi le domande sono queste: perché? Perché non c'è la cultura del soccorso, perché in Italia si parla tanto di quanto è bella la vita e quanto va protetta, ma poi le iniziative e soprattutto le leggi per proteggere questa vita non ci sono. Una per tutte, chi lavora con i bambini non ha alcun obbligo di conoscere il primo soccorso pediatrico, ok? Una scuola ha l'obbligo di avere la squadra di emergenza formata, quindi legge 8108, che non prevede nulla di pediatrico, ma soprattutto non prevede la formazione per tutti. Quindi la domanda è: com'è possibile che io ho, direi, milioni di bambini tutti i giorni in una mensa scolastica di fianco a personale che non è in grado di intervenire, e se succede qualcosa deve andare a cercare quei 3 in tutta la scuola che hanno fatto il corso, sperando che chi ha fatto il corso, pur non essendo obbligato dalla legge a farlo, gli abbia spiegato la disostruzione pediatrica. Perché tutti i dati, e penso che ne abbiate parlato profusamente stamattina, perché tutti i dati ci dicono che in caso di arresto cardiaco, se io non faccio niente, la persona sostanzialmente ha 0 possibilità di sopravvivenza? Se io solo so fare una rianimazione cardiopolmonare, la persona triplica il suo tempo di sopravvivenza, ma se io subito, oltre che fare una rianimazione cardiopolmonare, so usare un defibrillatore, arrivo al 75% di sopravvivenza. Quindi perché i dati dicono questo e le nostre scuole in larghissima parte non hanno i defibrillatori, e quindi poi quando un bambino o anche un adulto sta male si grida alla tragedia? Ma questa non è una tragedia, questa è una mancata prevenzione. Quindi ci vogliono delle leggi, sicuramente delle leggi, che obblighino chi lavora con i minori a sapere il primo soccorso pediatrico. Ci vogliono delle leggi che obblighino ad avere, manutenere, fare i corsi per il defibrillatore in più luoghi possibili, perché queste sono tutte vite che se ne vanno
e che invece potrebbero essere salvate. Ci vogliono comuni, amministrazioni comunali che facciano progetti di sinergia tra tanti attori, perché da soli nessuno può andare da qualche parte. Io sono in partenza per l'Africa per visitare le nostre missioni e uno dei più grandi proverbi africani che tutti conoscono è insieme vai più veloce, cioè da solo vai più veloce, ma insieme vai più lontano. Quindi bisognerebbe che ci si sedesse a un tavolo tutti insieme e si decidesse di fare un po' di lavoro. Quindi questo perché se non facciamo così le persone continueranno a morire e noi non risolveremo mai i problemi. Ma in tutto questo la legge che ci vuole, e quindi direi il progetto che ai nostri occhi è sicuramente il più importante, è una legge e una cosa che tantissimi stati europei mettono in atto. La Francia, la Svizzera, il Belgio, la Danimarca. L'Italia no, in Italia ci sono iniziative spot, ma non è una questione di legge, ma è qualcosa ancora lasciato, diciamo così, alla buona volontà. Ed è molto semplice. Io posso formare a tappeto tutti i cittadini, ok? Ma sì, e ho grandi risultati. Ma ci vuole tanto sforzo e comunque qualcuno resterà impenetrabile, perché se io penso a mio padre, 70 anni, sì, va bene, gli posso insegnare a usare un defibrillatore, ma diventa difficile. Com'è che faccio a ridurre i morti? Perché noi stiamo parlando di centinaia di bambini all'anno che muoiono per cosiddette cause prevenibili, circa 500. Stiamo parlando di 60-70 mila, dipende dalle stime, adulti che muoiono di arresto cardiaco. Quindi com'è che facciamo a cambiare la cultura di questo paese? Inseriamo il primo soccorso come materia scolastica. È molto semplice, lo fanno tutti, ma non come si fa di solito in Italia. Sì, facciamo dei percorsi. No, ci deve essere un obbligo, deve essere una materia scolastica con un programma e con una valutazione. Materia scolastica, nessuno diventa un medico, nessuno diventa un infermiere, nessuno diventa nulla di sanitario, ma ho quelle due notizie che mi fanno intervenire in caso di bisogno e soprattutto creo nei bambini, e chi lavora con le scuole come noi, come molti altri, lo sa, crea in quei bambini la cultura del fatto che se vedo uno per terra non partono tutti i loop mentali che partono a noi adulti: oddio, ma mi avvicino, sarà pericoloso, mi denunciano, cosa rischio se sbaglio qualcosa. Il bambino lo ha imparato a scuola, sono due cose semplici: c'è una persona che ha bisogno di aiuto, so aiutarlo, lo faccio, fine. Questa cosa salva vite, ce lo dicono i dati. La Danimarca ha inserito in quarta quinta superiore il BLSD, il corso per usare il defibrillatore obbligatorio, e guarda caso in 10 anni ha raddoppiato la sopravvivenza dal arresto cardiaco, e ovviamente non è un caso. Quindi quello che bisogna fare è questo: agire ad ogni livello per avere delle leggi e agire ad ogni livello per entrare nelle scuole e per parlare con i genitori. Per cui spero davvero che tutto questo si riesca a fare. Noi ovviamente siamo a disposizione, quindi davvero ancora complimenti per il vostro contributo di oggi, e spero che le riflessioni che state portando diciamo sul tavolo oggi portino a molte cose concrete. Grazie a tutti e un saluto. Ringraziamo, anche se era solo un video, Mirko Damasco per l'intervento in rappresentanza di Salvagente Italia. Allora, non abbiamo altri interventi, quindi a questo punto invito i consiglieri a prenotarsi, poiché apriamo la discussione generale. Prego consiglieri per prenotazione. Prego consigliere Bellassai. Grazie Presidente. Insomma, devo dire che sono molto soddisfatto per questo risultato. L'abbiamo fortemente voluto, come ha detto la Presidente De Vivo, in Commissione Politiche Sociali, ma devo dire, rispetto ad altri argomenti tanti che affrontiamo in Commissione Politiche Sociali, questo è stato un argomento, vorrei dire, scioccante, nel momento in cui tutti pensavamo di sapere cosa fosse un DAE, un defibrillatore, tutti sapevamo l'esigenza di intervenire, ma di fronte ai numeri
che le varie associazioni che sono intervenute e che ringrazio per essere state lì e per essere qui naturalmente, ma soprattutto ringrazio per quello che fanno tutti i giorni, ci hanno fatto vedere i numeri. Allora, sui numeri uno rimane veramente, non mi viene in mente altro termine che scioccato. Cioè, rispetto alla quantità di vite che si potrebbero salvare se gli interventi fossero tempestivi, è chiaro che non si può rimanere inerti e neanche indifferenti. Ora, il punto è che questi numeri, è inutile ripeterli, l'avete già detti voi e penso si siano impressi nella memoria di tutti. Ripetere quante cose, quanto siete bravi, quanto sono brave le associazioni sul territorio, va detto, ma fondamentalmente se rimane solo questo, sinceramente sembra il giorno del riconoscimento, ma non si va oltre questo. Io vorrei dire quello che invece non si fa, quello che non si fa. Non si fanno un sacco di cose, come al solito. Purtroppo siamo in un paese nel quale le parole sono sempre molte, i fatti sono sempre molti meno. Innanzitutto a livello politico non si promuove una legislazione stringente, per davvero stringente. Cioè, come diceva adesso il presidente di Salvagente Italia, ma come hanno detto molti di voi, la buona volontà c'è, gli interventi ci sono, molti di voi hanno detto interveniamo nelle scuole, abbiamo fatto 50 corsi, 20 corsi, 30 corsi, ma gli effetti quali sono? Purtroppo molto limitati rispetto allo sforzo. Quindi la politica deve, a tutti i livelli, a partire da questo, promuovere iniziative legislative, regolamentari, stringenti. Io sono contento che recentemente, ovviamente noi siamo forze politiche, quindi ci fa anche piacere se la nostra forza politica se ne occupa, a livello di commissione di Assemblea Capitolina, un nostro consigliere ha proposto recentemente questa problematica, ed in particolare con riferimento particolare al problema cardiaco dell'intervento su arresto cardiaco e quindi dei DAE. Ovviamente la cultura del soccorso l'abbiamo imparato oggi, noi l'abbiamo imparato in tutti questi mesi di lavoro in commissione, non è solo questo, ma comunque, quindi a livello politico questo è quello che mi aspetterei e questo è quello che personalmente credo la Commissione continuerà a perseguire fortemente, sicuramente lo faremo noi, lo farò io. Poi a livello organizzativo, questo è un altro punto dolente, mi dispiace, cioè perché se ci diciamo solo le cose belle non è servito a niente questo incontro. A livello organizzativo mi dispiace, ma io molto, troppo spesso su altri temi, ma soprattutto su questo, che è uno di quelli essenziali, che andrebbero messi in priorità uno rispetto alle tante cose che ci sono da fare, ai tanti bisogni del territorio, però questo riguarda la sopravvivenza di bambini e adulti, e li metto in quest'ordine, quindi non si può traccheggiare. Ecco, troppo spesso io ho sentito dire bisognerebbe che ci fosse una rete dei defibrillatori, bisognerebbe che ci fosse un'applicazione che ci dice... che c'è peraltro, ma andrebbe istituzionalizzata anche quella, perché non è che è volontario mettersi, far apparire il dispositivo nell'applicazione o no, deve essere anche quello, deve essere obbligatorio, punto. Bisognerebbe, però non si capisce mai chi è che bisognerebbe, chi bisognerebbe che facesse queste cose, cioè il punto di partenza, chi si prende questa responsabilità e comincia il lavoro, non si sa dove sia. Allora, dico subito che mi è molto piaciuta la proposta fatta da Felice Di Iorio riguardo al tavolo tecnico, la perseguirò personalmente, tavolo tecnico nel quale si siedono i tecnici, tutti i tecnici coinvolti, magari anche, lasciatemelo dire, superando un po' la logica dell'orticello, che purtroppo c'è anche quella, e cercando di condividere veramente l'obiettivo. Ecco, io credo che questo sarebbe un effetto concreto. Quindi a livello organizzativo bisogna che ci diamo una mossa, perché troppo spesso in questo comune di Roma, purtroppo anche in tutta Italia vorrei dire, anche se ci sono lodevoli eccellenze, e ci sono e ce ne sono tante, diciamo, ma poi l'organizzazione non mette in atto quello che noi diciamo e che vorremmo che venisse fatto. Per esempio, appunto, citavo l'app, quindi un sistema, comunque un database che li riporti tutti questi benedetti DAE.
il problema dei defibrillatori sulle auto della polizia locale, il problema della formazione di coloro che hanno a che fare con i bambini. Insomma, ci vuole che qualcuno metta insieme tutti questi elementi e li organizzi e li renda obbligatori. A livello culturale e formativo, beh, insomma, l'avete detto tutti, io lo ribadisco perché secondo me è veramente quella, l'ha detto anche l'assessora, l'hanno detto tutti, la chiave di volta è formare i bambini. Se formiamo i bambini che sono futuri adulti, intanto saranno degli adulti formati, e probabilmente di più di quelli che ci sono oggi, a partire da me stesso. Ma soprattutto faranno il punzecchiamento, cioè appunto un bambino che ha imparato che ti devi mettere la cintura ti dirà: papà, ti devi mettere la cintura. Papà, perché non ti sei messo la cintura? Papà, mi hanno detto che il seggiolino devo legarmi, non m'hai legato, ti sei dimenticato. Ecco, i bambini servono anche a questo, no? Perché effettivamente hanno meno remore di noi, hanno meno blocchi di noi, e quindi quando gli viene insegnata una cosa, l'hanno capita, l'hanno recepita, l'hanno interiorizzata, la fanno. E la fanno anche a livello di intervento, perché l'ostruzione, sull'ostruzione si può intervenire anche un bambino su un altro bambino, non è che c'è bisogno di un infermiere specializzato. Quindi se lo sa fare, se la manovra la sa fare e salva una vita. E poi vabbè, a livello individuale dobbiamo essere tutti disposti a fermarci e a intervenire. Un'altra cosa che abbiamo imparato è che viene sempre richiamata la paura della responsabilità, ma se io sbaglio la manovra col defibrillatore mi pare di aver capito che non sei perseguibile. Quindi tu devi intervenire. Magari ti vai a vedere un video su YouTube che ti spiega come funziona un defibrillatore prima, così se dovesse capitare. Però voglio dire, è anche una presa di coscienza personale che ognuno di noi deve fare. Ognuno di noi si deve rendere conto che questa capacità bisogna acquisirla, così come abbiamo acquisito tante altre capacità professionali, culturali, eccetera, eccetera, bisogna acquisirla. E per questo io concludo dicendo che nessuno si deve sentire assolto da questa responsabilità. Ovviamente le associazioni possono dire: noi facciamo già tanto, noi politici possiamo dire invece che non facciamo già tanto, ma la gente comune purtroppo deve prendere atto del fatto che non fa abbastanza su se stessa, sui propri figli e sugli altri. Io non so quanti di voi abbiano fatto formare i figli, per esempio, alla cultura del primo soccorso. Ognuno di noi dovrebbe dire: l'ho fatto o non l'ho fatto, magari lo faccio, già sarebbe molto. L'assessora Laurelli ci diceva: usciamo da questo consiglio con qualcosa di concreto. Ecco, io faccio due proposte molto concrete, al di là del fatto che insomma si sta parlando e sarà inserito nell'ordine del giorno la giornata, però io sulle giornate sono sinceramente, vanno bene le giornate, ma come si suol dire, la giornata dovrebbe essere tutti i giorni, no? Allora io dico: sulle scuole del territorio il municipio si impegni a, non posso dire obbligare perché non ce lo consente la legge, ma diciamo a convincere fortemente, ma molto fortemente, convocandole magari, le direttrici degli istituti affinché inseriscano corsi di primo soccorso nelle loro scuole. Non è venuta una scuola, il liceo è stato gentile, è venuto uno, mezzo, tutte le scuole del territorio. Lo possiamo fare, ripeto, non si coercisce nessuno, però insomma, se la Presidente, gli assessori, la Giunta e il Consiglio prendono un impegno del genere e lo fanno scuola per scuola, io penso che qualche risultatino lo otterremo. E la seconda cosa è il tavolo tematico, cioè io penso che noi Commissione Politiche Sociali dovremmo prendere l'impegno di istituire questo tavolo tematico, tecnico, e promuoverlo, metterlo in piedi, seguirlo e farlo funzionare. Grazie. Grazie consigliere Bellassai, prego consigliere Burgio. Sì, buongiorno a tutti e grazie di aver partecipato e di aver dato un contributo importante a quella che è appunto è chiamata cultura del soccorso, ma che dovrebbe essere il dovere della cultura del soccorso. Sposo pienamente le parole del collega Bellassai, sempre puntuale nel sottolineare le esigenze del,
di noi politici. Noi politici che però abbiamo tutti una storia, uno storico, no? E quindi per quello che è il mio storico posso raccontare qualche episodio, quindi per rendere un pochino più, come dire, dinamica la discussione. Per esempio nel 2011 su un volo da Milano a Parigi, io ho fatto lo steward dell'Italia per 32 anni, una donna incinta partorì. Allora, c'è una percentuale che ci fu spiegata all'inizio quando facemmo il corso di medicina presso l'ENAC, che ogni 300 passeggeri ci sono almeno 4 medici. Quel giorno avevamo 50 passeggeri a bordo e non c'era manco un medico. E quindi, e mo, che si fa? Questa donna sanguinava e quindi alla fine di riffa e di raffa questo bambino nacque. Non sappiamo neanche noi come accade. Fu il 2011. L'Italia offrì a questo bambino, non mi ricordo se fosse una bambina o un bambino, la possibilità di volare gratis per il resto della sua vita sui voli all'Italia. Fu una cosa talmente carina che poi l'Italia è fallita. Vabbè, questo però è un fatto. Al contrario, su un volo da Roma a New York, più o meno sull'Atlantico, quindi impossibilitati a una discesa d'emergenza quantomeno rapida, ci fu una passeggera di 27 anni che ebbe una crisi d'asma. Noi col vento, li intervenimmo e lì c'erano i medici che intervenirono, ci chiesero appunto una discesa d'emergenza che fu impossibile, perché comunque quando si va dall'Europa agli Stati Uniti comunque si attraversa l'Atlantico, e questa ragazza di 27 anni morì. E noi quindi poi fummo convocati dall'autorità giudiziaria, l'FIA, come ci insegna il Presidente Bedoni, a New York, e lì subimmo, tra virgolette, un processino al quale comunque ovviamente uscimmo innocenti, però comunque fu una cosa molto seria e tra l'altro, ripeto, a New York, a JFK, c'erano i genitori della ragazza che l'aspettavano e portammo un cadavere, non portammo un passeggero, e fu una cosa gravissima. Nel mezzo di tutto questo, nei 33 anni, ho fatto varie volte quella che voi mi insegnate, la manovra di Heimlich, che è fondamentale, tutti i genitori dovrebbero conoscerla, magari se qualcuno ce la spiegasse sarebbe interessante, se lei è disponibile io la invito a farcela vedere, perché è determinante per qualunque genitore, ma anche per qualunque professore o soprattutto maestra, sapere come funziona, che vuol dire ha due possibilità, quella per giovani adulti e quella per i bambini, no? E sono due possibilità. Se il Presidente ce lo consente, 30 secondi per vedere come funziona la manovra di Amici, che è determinante e salva la vita. Io credo... Certo che sia, a conclusione dell'intervento facciamo una perfetto, piccola... Io credo che almeno due volte, no, forse una volta, un'oliva, no? Stava per far morire un passeggero e ho applicato la manovra di Amici e l'oliva è stata espulsa. Ed è stata... detta così sembra quasi una barzelletta, ma fu una storia, perché poi è evidente che quello che accade a terra è una cosa, quello che accade a 10.000 metri è un'altra, la pressurizzazione accentua qualunque tipo di problematica e quindi ciò che a terra può essere normale e semplice, quello che accade a 10.000 metri è ovviamente molto, molto più drammatico. Quindi, ripeto, ringrazio l'organizzazione, ringrazio i consiglieri, ringrazio soprattutto i partecipanti, gli attori e... qualunque attività verrà fatta dalla politica per il dovere alla cultura del primo soccorso mi vedrà protagonista. Grazie. A dolle la parola. Grazie consigliere Burgio. Sì, ottima idea. A questo punto la mostriamo anche in diretta, almeno diamo anche una funzione educativa a questo consiglio. Se esatto, attivate il microfono ospite, così la persona può anche parlare. Eccomi, sì esatto, è una parola facilissima, veramente semplice, ma che salva la vita davvero. Guarda, possiamo fare, ecco, magari io ti insegno come fare, ma sicuramente la sai fare. Esatto, allora, in pratica, ecco, questo è un... Chiedo strumento... scusate, sì. Esatto, se la dottoressa dell'IS può spostarsi... Aspetti,
l'hanno ristretto. Più di qua? Ok. Sì. Sì. Esatto. Ah, chiedo scusa, comunque il LIS è visibile anche in telecamera? Lì. Per tutto il consiglio potete rimanere lì. Allora, un secondo. No, senta. Sì, allora, la manovra è molto molto semplice. Basta ecco, che la persona che nell'attimo che ingoia qualcosa ha la dissociazione completa, se non è completa va incitata a tossire, parlare, respirare, ma se l'ossessione è completa, a quel punto il gesto internazionale che si fa è questo qui, quando la persona soffoca fa questo gesto e allora bisogna intervenire. La persona che sa fare la manovra si mette dietro, ecco adesso l'amico lo fa, esatto, mette la gamba in mezzo all'altra gamba, c'è l'ombelicolo che sarebbe questo segno qui, diciamo molto semplice, e fa una C con la mano in pratica, l'altra mano fa un pugno e la mette così di fianco, così toglie la C, la mette sopra e fa questa manovra, via. Vado? Sì, vai, perfetto. Ecco, basta un colpo, molto semplice, cioè la manovra a cucchiaio in pratica si libera, la pressione è lì, è viva. Esatto, no, è tra l'ombelicolo e lo sterno, cioè il cardias, in pratica, tra il diaframma. Esatto, in questo modo è semplice, questo persone grandi e piccole è la stessa cosa, qualsiasi età, se non si riesce si prova più volte, se non si riesce ancora perché magari l'ossessione è completa ma profonda, a quel punto la persona perderà coscienza, comunque si adagia per terra su un pavimento e si fa il massaggio cardiaco. Questa è la manovra, ma diciamo con due o tre colpi, ma anche con uno è fatta bene, questa manovra a cucchiaio, l'oggetto esce, veramente funziona. Sì, guarda, la ripetiamo di nuovo, perfetto. Ecco, la gamba va messo. La gamba viene messa dietro perché se lui si accascia io lo accompagno giù. Esatto. Proprio per mantenere la posizione eretta, diciamo, con questa mano si fa una C tra l'ombelicolo e lo sterno, il cardias, diciamo, proprio qui sotto le costole abbiamo il cardias, lì. E l'altra mano si fa un pugno a C in questa posizione, l'altra si mette sopra e poi si stringe forte. Perfetto. Ecco, con questa manovra è un simulatore, diciamo, ma è così che funziona. grazie anche del chiarimento, consigliere Burgio, grazie mille, molto utile. Allora procediamo con la discussione generale, è iscritto a parlare, perfetto, per alternanza consigliere Cerisola, poi Vaccari. Sì, grazie Presidente. Allora, questo consiglio si sta rivelando preziosissimo per un tema estremamente delicato. Ora faccio una veloce premessa normativa, tanto da capire che il municipio è una realtà piccolissima e con ben pochi poteri, ben poche competenze, però il regolamento sul decentramento amministrativo ci dà comunque la possibilità di incidere. Cito gli articoli 20,6, 35,1, 36,1, 59,1 e 62, che appunto sulle competenze ci dicono che noi possiamo e dobbiamo dare ai cittadini delle risposte e fornire appunto quella che è il contributo per la cultura,
per la cultura intesa proprio come, come risposta, come sensibilità rispetto alle, alle necessità appunto in, informative e formative. Ora quindi, ripeto, ci stiamo muovendo pienamente nell'ambito delle nostre competenze e come abbiamo scritto nell'atto che verrà poi esaminato e votato in questa seduta, almeno quello che abbiamo firmato noi, credo che sia per il momento l'unico presentato, l'articolo 1,1 dello Statuto di Roma Capitale sottolinea l'impegno, cito testualmente, a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana. Pertanto l'articolo 32 della nostra Carta fondamentale è per noi una fonte precisa di indirizzo politico volto alla riduzione della causa principale di mortalità. Ecco, è fondamentale questa premessa perché appunto cultura vuol dire, dal latino, dal verbo latino, vuol dire coltivare, vuol dire avere cura costante per ciò che merita attenzione. Come ho già detto nel Consiglio del 2 febbraio 2017, uno dei compiti dei politici dovrebbe essere assolutamente quello di ridurre drasticamente la mortalità. E la mortalità ha dei numeri impressionanti. Ora, tanto per capirci, ogni anno in Italia muore in media l'equivalente dei morti per combattimenti, bombardamenti, eccetera, quindi per le cause militari, dei 5 anni della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, se noi contiamo i soli italiani morti nella Seconda Guerra Mondiale per effetto del, per causa diretta del, degli scontri armati, bombardamenti, eccetera, quindi cause dirette, il numero dei morti in 5 anni è uguale ai morti totali in Italia in un solo anno in, questi, in questo tempo di pace, in questi anni recenti. Quindi i numeri sono impressionanti e la prima causa di morte è proprio sono proprio i problemi cardiocircolatori. Quindi è necessario, è fondamentale insomma questo discorso della cultura del soccorso, come è fondamentale la prevenzione, il cambiamento di mentalità, di stili di vita, eccetera. Insomma. Ora, sono state dette molto bene tantissime cose, voglio permettermi di aggiungerne alcune e di sottolinearne altre che sono state già dette. Nell'emergenza abbiamo due nemici, una è l'indifferenza, cioè passare avanti e non intervenire, passare oltre. E lo sappiamo, l'omissione di soccorso è punita con la reclusione da 7 mesi a 7 anni. E l'altra è il panico, grande nemico. Il panico uccide molto di più della causa diretta delle sciagure. Faccio un esempio tanto per capirci. Quando succede un incendio, la maggior parte delle persone innanzitutto il fumo, quindi l'inalazione di gas tossici o di monossido di carbonio uccide di più delle fiamme, ma ancor più uccide il panico. E spiego perché. La parola chiave è l'abitudine. Cioè, immaginatevi che uno va sempre nel un grande magazzino, entra e esce sempre dalla stessa porta. L'abitudine ci porta, in caso di una sciagura, un incendio, quello che può capitare, di essere portati a uscire da dove siamo entrati, dalla porta. La porta può essere larga finché vogliamo, ma 1000 persone non riescono contemporaneamente a uscire da lì. Ci sono le uscite di emergenza, sono fatte apposta, ma nel panico uno non ci pensa. Perché la legge obbliga i datori di lavoro a fare almeno una volta l'anno l'evacuazione, la prova di evacuazione, per fare abitudine a uscire in caso di emergenza da un'altra parte, da un sentiero, da un corridoio che è destinato apposta allo scopo e quindi evita l'affollamento di tutte le persone su certi punti e quindi evita appunto le conseguenze drammatiche del panico. Il panico porta a non sapere cosa fare nell'emergenza
Ecco perché non solo si fanno i corsi, ma si rifanno ogni 2 anni le persone formate sono chiamate per legge dal datore di lavoro a ripetere la formazione fatta, così si acquisisce l'abitudine al gesto, l'abitudine a come si usa la mano nella manovra di Amish o come si usa un defibrillatore, che è fondamentale appunto abituarsi a cosa fare. Ora, nell'emergenza abbiamo un grande alleato, che molti magari non ci pensano, è il telefono. La prima azione da fare per attivare la catena di soccorso è la telefonata, che va fatta con calma, e non è chi chiama che chiude la telefonata, aspetta che l'operatore del formato del 112 gli dica: ho acquisito tutti gli elementi necessari e quindi puoi chiudere la telefonata. E spesso l'operatore suggerisce che cosa fare alla persona che si trova accanto, che sta facendo la segnalazione dell'emergenza, gli dice cosa fare, quindi se non sa fare un massaggio cardiaco gli può spiegare come si fa e così via. E può succedere anche che la chiamata non si interrompe finché non arriva l'ambulanza. Altra cosa importantissima: perché è fondamentale la telefonata? Perché uno verrebbe spontaneo caricare la persona in macchina e portarla all'ospedale più vicino. No! Chi riceve la telefonata del 112 potrebbe anche decidere di mandare l'elicottero e portare il malcapitato in un altro ospedale che è specializzato in quel caso, per quel tipo di patologia o di incidente. Ecco perché è fondamentale la telefonata, fatta come si deve. Ora, quindi è importante, dicevo, importante essere abituati, importante acquisire questa abitudine a come regolarsi. Un'altra cosa importante: noi, dunque, il defibrillatore abbiamo già imparato che parla, ha una voce registrata che dice cosa devi fare, metti lo spinotto, attacca le placche, eccetera, eccetera. Talvolta può dire che il tipo di ritmo cardiaco di fibrillazione che è stata rilevata non è adeguato a poter erogare la scossa. In quel caso lì, però, se il soccorritore è addestrato a farlo, è abituato a farlo e continua a massaggiare esternamente il cuore nella maniera giusta, può succedere che il cuore, che è una valvola, è una spugna, risponde a delle leggi della fisica precisa, potrebbe invece, grazie proprio al massaggio cardiaco, essere posto nelle condizioni di ricevere la scossa al termine dell'esame successivo, perché il defibrillatore dopo ogni 2 minuti ripete l'analisi del cuore del paziente. Quindi il massaggio cardiaco può mettere il cuore nelle condizioni di ricevere la scossa 2 minuti dopo. Quindi è fondamentale appunto l'abitudine e appunto provare insistere e non lasciarsi prendere dallo scoraggiamento. In conclusione, è nostro dovere, è nostra volontà precisa dare un indirizzo politico affinché sia diffusa la cultura del soccorso, affinché si faccia prevenzione, affinché si possa ridurre questa strage che viviamo purtroppo quotidianamente. Un ultimo cenno: 2 secoli fa era considerato normale, inevitabile, che ci fosse una mortalità infantile del 50%. Fortunatamente non è più così, grazie al fatto appunto che non ci si è arresi, si è pensato a come fare a ridurre la mortalità infantile. E quindi allo stesso modo noi non possiamo considerare inevitabili queste morti,
dobbiamo vedere come arginare, come ridurre, come appunto rendere il soccorso il più possibile efficace, tempestivo e appunto diffondere la cultura dell'assistenza, del non girarsi dall'altra parte, ma a dire, come era scritto sul muro della scuola di Barbiana di Don Lorenzo Milani, mi sta a cuore. E qua, quando dico cuore, lo dico in tutti e due i sensi. Grazie Presidente. Grazie consigliere Cerisola. Prego consigliera Vaccari. Il micro. Grazie Presidente. Allora, ovviamente anche per me i ringraziamenti vanno alle associazioni che sono intervenute sia oggi ma soprattutto nella Commissione Servizi Sociali e di questo ringrazio la Presidente consigliera De Vivo perché abbiamo voluto fortemente trattare questo tema. Non mi dilungo sull'importanza del soccorso, visto che i colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente condivido con loro, sia con il consigliere Bellassai, ma anche con l'intervento del consigliere Cerisola, quanto hanno loro detto. Ma voglio a questo punto puntare il dito su una cosa che, e in questo mi ripeterò, sull'indifferenza. Perché mi è rimasto molto impresso quanto detto dal dottor Raccuglia dell'Associazione Salvamento nella problematica quando ha parlato di Sara di Pietrantonio. Cioè, quattro persone, quattro cittadini che sono passati mentre lei stava subendo un atto di violenza avrebbero potuto salvarla e per l'indifferenza, per non impicciarsi, forse anche per la paura di doversi impicciare, comunque una donna, e non è sicuramente l'unica, è morta per questo. Quindi, oltre all'importanza proprio del salvamento, delle varie per la disostruzione, per tutto quello che noi abbiamo visto oggi, secondo me noi dobbiamo evidenziare anche questo come fattore, la non indifferenza, dobbiamo cercare di aiutare il nostro prossimo e quando noi diciamo che dobbiamo intervenire nelle scuole, già il dire di non girarsi dall'altra parte, ma di impicciarsi e di capire quello che ci accade intorno a noi a 360 gradi, questo serve a salvare vite umane, indipendentemente da quello che è la problematica in quel momento. Poi è ovvio che se so usare il defibrillatore, uso il defibrillatore, se so fare una disostruzione, aiuto la persona che fa la disostruzione. Ad esempio sappiamo perfettamente che in un incidente stradale con un motociclista mai togliere il casco oppure mai toccare la vittima perché potresti creare ulteriori problematiche e queste cose comunque il primo input che noi dobbiamo avere è proprio quello di non essere indifferenti a ciò che ci accade. Ecco, non vado oltre perché non voglio prendere altro tempo, ma secondo me l'importante è proprio non essere più indifferenti su quanto ci accade intorno. Grazie consigliera Vaccari, prego consigliere Cucunato. Sì, grazie Presidente. Naturalmente quando si parla per ultimi ci sono due vantaggi. Tante cose sono state già dette e tante cose magari, anche se si vogliono aggiungere, magari si rinvia al documento che poi l'Aula diciamo, esprime nella sua totalità o nella sua maggioranza. E facendo riferimento proprio al documento di oggi, però permettetemi prima di ringraziare praticamente tutti quelli che sono intervenuti, i relatori che hanno fatto delle relazioni eccellenti, la Presidente della Commissione che ha organizzato
e ha voluto questo consiglio straordinario molto molto interessante e anche molto, a mio avviso, produttivo. I complimenti naturalmente, un grazie alla Protezione Civile, non per la presenza di oggi, ma per tutto quello che nel nostro territorio, e non solo nel nostro territorio, fa ogni giorno. E un grazie infine anche agli interventi che mi hanno dato spunto poi per modificare e integrare il documento, quello dell'assessore Laurelli e quello del presidente del municipio, che nell'evoluzione del discorso ha ammesso che in questo municipio forse si può fare di più, e sicuramente si può fare di più, perché quando si parla di cultura del primo soccorso, ma in generale di cultura della prevenzione, e si ha la possibilità di avere un territorio dove, molti hanno citato le scuole, cioè la prevenzione parte dal basso, quindi famiglia, scuola, ma questo è un territorio ricco soprattutto di tantissime aziende. Noi siamo il territorio dove ci sono le più importanti società italiane che hanno sede, uffici importanti, e devo dire che secondo me il ruolo anche del municipio, lo ha citato qualcuno prima, è anche quello di dare un sostegno a quelle che sono le realtà che gravitano nel nostro territorio, facendo sì che praticamente la cultura della prevenzione sia una cultura di tutti i giorni. Abbiamo tantissime strutture aziendali nel nostro territorio, sarebbe importante coinvolgerle in quello che ho proposto io all'interno del documento, che è una giornata municipale della prevenzione del primo soccorso in tutti i quartieri del municipio Roma Eur, perché prima parlavo con un referente qui che è intervenuto e ricordavo praticamente quello che negli anni passati si è fatto in tanti municipi, in tanti enti locali, dalla provincia, dal comune, e forse negli ultimi anni magari si è perso questa continuità di fare azioni territoriali, e creare un evento di promozione aumenta la cultura, ma aumenta soprattutto nelle fasce giovanili e soprattutto in quelle che sono poi le future generazioni questo sentimento. Quindi è fondamentale trovare la sintesi per organizzare un evento in tutte le nostre piazze, così come esiste la giornata mondiale della prevenzione del primo soccorso. Sarebbe importante fare una giornata municipale annuale del primo soccorso all'interno del nostro municipio. Abbiamo la fortuna anche di avere diverse consulte, qui vedo la Presidente della Consulta della Cultura molto attiva nel nostro territorio, sempre dinamiche nelle sue attività. È una rete non indifferente tra le associazioni di volontariato e quelle che sono le associazioni all'interno del nostro territorio anche che si occupano di cultura, ma abbiamo praticamente una rete scolastica, quella dei centri anziani, quella delle aziende che, ripeto, sono tantissime nel nostro territorio. Una sintesi a rete di una giornata che sia praticamente ripetuta nel tempo può sicuramente promuovere la cultura della prevenzione, sicuramente può aiutare a far crescere quel sentimento che di cui tutti noi abbiamo parlato. Un ultimo passaggio voglio farlo sulla legislazione, che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, a partire dal 2008 fino alle ultime disposizioni legislative che ci hanno accennato anche i relatori. Mi riferisco soprattutto alla legge 116 del 2021 e soprattutto alla 28 sempre del 2021.
tematiche e soprattutto una produzione legislativa che sicuramente aiuta i famosi 8 minuti che fanno la differenza, di cui parlava una relatrice prima. Sono tutti momenti che vanno messi praticamente a rete, a conoscenza, e concludo dicendo che proprio il Consiglio regionale sta portando avanti una proposta di legge in queste ultime settimane, sulla spinta anche del Presidente, che naturalmente ha una percezione della prevenzione e un'attività storica all'interno praticamente del contesto della protezione civile, della Croce Rossa, di quant'altro, e che fa riferimento ad alcuni decreti attuativi che il Governo sta portando avanti, e su questa legge sono previsti anche una serie di fondi. Lo condivido molto quello che diceva il consigliere Bellassai, mi è piaciuta molto la sua relazione oggi, consigliere. Ci sono anche i fondi per la promozione, ci sono i fondi anche per la comunicazione, ci sono anche i fondi per far sì che praticamente anche il municipio, nelle sue piccolissime attività, noi siamo l'ultimo anello amministrativo della catena, ma siamo anche consoni ad attivare una serie di iniziative a livello territoriale, perché siamo il front office della popolazione residente. Possiamo attingere a questi fondi e promuovere praticamente, come abbiamo fatto con questo bellissimo consiglio, la cultura della prevenzione, la cultura praticamente del primo soccorso, in collaborazione con tante professionalità che esistono sul nostro territorio, che però, come diceva qualcuno, vanno messe a rete, vanno organizzate, ristrutturate e soprattutto coordinate. Io penso che il consiglio di oggi sia un consiglio molto utile, e ringrazio di nuovo gli organizzatori e spero che il documento possa essere votato all'unanimità, perché è un documento su cui portare avanti sicuramente una tematica nei prossimi anni. Grazie. Grazie consigliere Cucunato. Allora, se non ci sono altri interventi, io chiuderei la discussione generale, di modo che passiamo all'illustrazione dell'ordine del giorno. Consigliere, se chiude il microfono. A questo punto... No, è scritta per illustrare. Allora, a questo punto chiudiamo la discussione generale, procediamo a questo punto all'illustrazione dell'ordine del giorno collegato al Consiglio del 30 gennaio 2024, oggetto cultura del soccorso, imparare a salvare una vita. Firmatari dell'ordine del giorno sono i consiglieri De Vivo, Vaccari, Borrelli, Bellassai, Cirisola, Angelini, Cucunato e Muropes. Prego, consigliera De Vivo, per l'illustrazione. Grazie Presidente, io credo che oggi in quest'Aula mai tutti gli interventi dei consiglieri sono stati così forti, sentiti proprio emozionalmente. E io credo che oggi sia è quello che la politica, quando tutta la politica di tutte le posizioni, destra, sinistra, centro, devono fare per lavorare insieme. Quindi grazie veramente a tutti per la sensibilità, ma per la passione che avete messo nei vostri interventi. Ovviamente ripeto il ringraziamento per tutti, specialmente per la protezione civile, per la rete di tutti, per tutte le, e anche per gli ospiti che sono intervenuti oggi, la consulta della cultura, oggi c'era qui la consulta della disabilità che era prima, e tutte le persone che ci hanno seguito da Facebook. L'ordine del giorno che oggi abbiamo pensato all'interno della Commissione Politiche Sociali è un ordine del giorno nato ovviamente dall'esame di tutte un pochino quelle che sono le mancanze, tutte quelle che la legislazione ha fatto molto, anche se non è nemmeno tantissimo, perché ci raccontavano prima da alcuni interventi quanto la legislazione potrebbe fare di più obbligando nelle scuole,
ce l'ha ricordato prima anche l'intervento del Presidente di Salvagente Italia, anche nell'intervento di Bellassai. Comunque la legislazione ha fatto molto anche all'interno del Comune di Roma. Ci sono state tantissime delibere che lentamente, mano a mano, hanno aggiunto qualche cosa rispetto a questa tematica importante. Non ultima anche una mozione votata recentemente nel Consiglio Comunale di Roma proprio su questo tema. Ecco, cos'è quindi che abbiamo inserito all'interno di questo ordine del giorno? Visto che potevamo anche noi come municipio intervenire. Allora, innanzitutto chiediamo al Sindaco e alla Giunta Capitolina di fare un protocollo nuovo con Ares 118, io l'ho accennato prima anche al direttore che è intervenuto, in cui noi vorremmo che all'interno delle macchine della Polizia di Roma Capitale, come oggi già all'interno dei taxi, fosse messa questi oggetti per il pronto soccorso, questi defibrillatori. Ovviamente anche formati. Questo potrebbe essere sicuramente un costo per Roma Capitale, però non chiediamo di metterlo in tutte le macchine, ma le macchine che fanno la pattuglia, io spero che siano tantissime. E quindi questa è una prima richiesta forte che viene fatta al Consiglio Comunale, che oggi non è così. Abbiamo fatto anche una verifica, abbiamo verificato che le farmacie comunali, che oggi sono in Italia e a Roma 45, non tutte hanno il defibrillatore, sono proprio quello che noi abbiamo sul territorio, quelli più periferici, e quindi quanto importante sarebbe se potesse partire anche quest'altro progetto. Un'ultima cosa che abbiamo copiato parlando con la dottoressa Schieri di Progetto Vita è quella che di inserire all'interno dei circuiti della metro di Roma Capitale proprio informazioni sul soccorso. Questo è un impegno che dobbiamo passare al Sindaco, ma è anche un impegno che prendiamo noi personalmente come Commissione Politiche Sociali di spingere perché i filmati, perché la gente possa vedere anche in modo distratto all'interno del circuito di Roma Capitale quali sono le tecniche di ricostruzione che ci ha fatto vedere prima il Presidente della Rete di Tutti, quali sono le tecniche per la forza che ci vuole per fare un massaggio cardiaco, il chiamare il 112, il 118, e questo per noi è un altro passo avanti che dobbiamo fare. Ultimo, ma non meno importante, tutti gli impegni del municipio. Abbiamo visto che in questi mesi, ma anche spinti un poco anche da noi, dal lavoro della Commissione, devo dire, stiamo firmando una serie di protocolli con la Protezione Civile, con tutte le associazioni che hanno già con noi il protocollo della donazione del sangue, proprio per portare nelle scuole questa informazione così importante, e oggi tante associazioni hanno dichiarato la loro volontà di portare nelle scuole queste cose. Ultimo, e non così accettiamo, abbiamo visto la proposta che hanno firmato alcuni consiglieri, Cucunato, De Iulis, adesso vado a memoria. Siamo d'accordo con istituire una giornata di sensibilizzazione municipale. Teniamo conto che già una delibera del Comune di Roma lo prevedeva, ma lo prevedeva solo in un campo ristretto, cioè solo per parlare degli attacchi cardiaci. Invece noi oggi con questa riunione e con il tavolo tecnico che abbiamo già in piedi e che continueremo con le associazioni di donazione del sangue, cercheremo di ampliare, aiutare, stare accanto della Giunta perché possa effettivamente stabilire ogni anno la giornata di donazione del sangue. La giornata di sensibilizzazione al primo soccorso. Sbagliato. E questi era l'ordine del giorno. Grazie, consigliera De Vivo. Allora, è stato presentato un emendamento, ma gli emendamenti sull'ordine del giorno non sono presentabili, però mi pare di capire che i presentatori hanno accolto la modifica dell'emendamento, quindi lo accorpiamo cioè l'inserimento di un ulteriore punto nell'impegno. Allora, discussione generale sull'emendamento credo che non ci sia, ampiamente condiviso,
e nemmeno dichiarazioni di voto. Allora, se prendete posto, procediamo alla votazione dell'ordine del giorno. Sì, chiedo scusa, ha ragione. Sostituisco a verbale lo scrutatore Grazioli con la scrutatrice De Vivo, se cortesemente può essere messo a verbale prima del voto. Fuori Gagliardi, dentro De Vivo. Ho detto Grazioli? Chiedo scusa. Ecca Gagliardi Cerisola diventa Ecca De Vivo Cerisola. Gagliardi con De Vivo. Adesso votiamo. No, Grazioli c'è, Gagliardi con De Vivo. Era Ecca Gagliardi Cerisola e diventa Ecca De Vivo Cerisola. A questo punto procediamo a votazione, grazie. Allora, consiglieri, potete registrarvi. Ricordiamo che il consigliere Alleori vota da remoto. Mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto favorevole, però è prenotato, ok. Consiglieri, prego, potete votare. Consigliere Alleori, se mi sente, il suo voto è stato registrato correttamente. Manca Vaccari. Ok. Ordine del giorno collegato al Consiglio tematico Cultura del Soccorso, imparare a salvare una vita. Sono 15 votanti, 15 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. Grazie. L'ordine del giorno collegato al Consiglio del 30 gennaio 2024, Cultura del Soccorso, imparare a salvare una vita, è approvato all'unanimità. Consiglieri, prima di chiudere vorrei nuovamente ringraziare il servizio dell'interpretariato LIS che ci ha assistito. È una novità per noi, ma spero che da novità e una situazione particolare diventi poi stabile per tutti i servizi, poiché questa dà più ampia e maggiore visibilità al Consiglio. Quindi vi ringraziamo e ringraziamo il servizio del Comune di Roma per questo. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio anche l'assistenza della società Eidemon che ci assiste in questi consigli più delicati. È andato tutto molto bene, quindi vi ringraziamo. Consiglieri, vi ricordo che prima di andare via dovete firmare. Chiudiamo il consiglio alle ore 13:10. Ci vediamo giovedì in consiglio per il consiglio tematico su Largo Iacovitti. Buona giornata a tutti, arrivederci. La seduta è conclusa alle 13:10.